con acquisti mirati, diciamo che è molto. Quelli è Rill, quelli è Rill. Allora ragazzi, ognuno tranca la sua panata. Esatto. Alpini è uscito dalla diretta che era mezzogiorno qua. Okay. Sono delle No! Un altro sta arrivando e un altro più pericoloso ancora arriva tra poco, ragazzi. Mercoledì a Juventus vuol dire Romeo Agresti. Ciao Romeo. Ciao a tutti, un abbraccio. Fa molto freddo qua, fa freddo. Sei... a Torino. Sì, eh? Sì. Beh, benissimo. No, invece a Roma piove, diluvia da 48 ore. Qua non siamo abituati, scusa, vero? Come lo può confermare l'amico e scrittore Giancarlo Liviano d'Arcangelo. Ciao Giancarlo. Ciao, te lo confermo, piuttosto questa pioggia ti impedisce di giocare a tennis, incredibilmente. Ma di che se ne frega? Ma che mi frega a me se giochi a tennis? Io ho male alla caviglia, ragazzi, e purtroppo fatico a riprendermi. Dov'è Falci? Seconda buca consecutiva i Falci con Agresti qua. Io non so cosa stia... Ieri mi ha contattato però, eh? Sì, eh? Io ero di ritorno da Reggio Emilia, mi ha contattato, allora, Tiago Motta, qua, Allegri. Falci non molla, eh? Falci, non... le sue canoniche 10 domande te le formula ogni giorno, eh? No, non anticipiamo ancora nulla. Perché sale una grande star televisiva su TV8, direttore dell'Istituto Piepoli, un po' il simbolo dell'Italia di questi anni, Livio Gentile. Del suo deterioramento, vogliamo. Come stai, Livio? Ieri ho letto un articolo su TV Blog in cui raccontavano la vita, le opere di Livio Gigliuto. Livio, confermi? Confermo, ed è inspiegabile, sinceramente. Hai messo, tra l'altro non hai messo, hanno messo tutto tranne la squadra per cui tifi. Hai capito che non funziona dire Juventino e fai anche tu il da Juventino? Ma tu ci hai scritto un libro su questa cosa o più libri su questa cosa? Questa ma lo hai letto? Io guarda, sono uno studioso di voi VIP che all'inizio da disperati che non conosce nessuno venite a Juventus, fate io Juve e dopo un po' arrivano le biografie dove sparisce la squadra che ti fate per averti a Juventus devo darti 1.000 euro sull'unghia in nero peraltro tu pretendi, lo vogliamo dire, no? Rigorosamente. Allora ragazzi dai, scherziamo, ricordiamo Livio Gigliuto, a parte direttore di Studio Piepoli, realmente ora nel mondo dei sondaggisti è ormai forse uno dei il più importante che ci sia, è grande protagonista televisivo per chi lo guarda, non è tra le 3, 4, 5 televisioni che guardate tutti, ma ormai TV8, è TV8 giusto Livio? Sì, è così. Con Nicola Savino si divertono molto in questo programma divertente, a me è capitato a volte di vederlo, soprattutto perché c'è Livio, però mi è capitato, è divertente perché fanno domande sui sondaggi proprio, secondo voi gli italiani cosa pensano di questa vicenda? E ci sono 4 opzioni ed è molto, molto, molto carino. Qua c'è una giusta domanda di Seba82, dice ma tu hai detto in nero o ti faccio nero a Livio Gigliuto? Allora io direi questo, siccome tra poco arriva Luca Monblano e facciamo la seconda parte e comunque insomma soprattutto anche con Luca il mercato e poi con Romeo lo speciale Barido e dintorni nella parte finale. Intanto oggi è finito il sogno Toni Kroos e nessuno lo dice. Che ha fatto? Ha rinnovato? Sì, come ha scritto Fabrizio Romano, firma imminente fino al 2025, quindi anche Kroos finalmente potete toglierlo. Quando vi divertite a fare quelle formazioni, acquisti, no? Compro questo, prendo quell'altro, Kroos qua, lo faccio anche sindaco di Torino. Rinnova con Real, fatemene una ragione. Lo sai Romeo che l'altro giorno abbiamo preso Sané e Goretzka per Locatelli, sì. Ma avevo dubbi, certo. Sapete tutto. C'è? Allora, no, ragazzi. Dai. Cosa Giancarlo? A Kroos non ci abbiamo veramente mai creduto, dai.
Non credere, qualcuno anche l'altro giorno qua in studio qualcuno mi ha detto guarda mi prenderei pure Cross con quest'aria, come dire. allora dai ragazzi, io farei questo, siccome tra poco andiamo veramente sul mercato anche al discorso allenatore con Luca e Romeo, ragazzi, più di così cosa si può avere per parlare della situazione? Io faccio sempre il lancio da qua in poi, lo farò sempre uguale, cioè il grande dibattito sul futuro Juve, futuro in campo, fuori, tutti i mercoledì sarà questo il titolo, fingendo che ogni volta ci siano notizie clamorose, però scherzi a parte, più di Romeo e Luca per chiacchierare, anche aggiornarci, chiacchierare, immaginare il futuro, non c'è. Allora io però a sto punto facciamolo una, siccome c'è stata la simpatica battuta di Seba che ha sentito ti faccio nero invece di in nero, io la voglio un vostro pensiero sulla vicenda Acerbi, che al contrario di quello che pensano alcuni interisti, a noi juventini, se parliamo di juventini, non ce ne frega nulla, cioè nel senso, il discorso razzismo è interessante in generale, ma a me personalmente che giochi Acerbi queste 10 partite, 2, 3, 8, a me non cambia proprio niente, cioè zero, non mi cambia per la nazionale di cui non me ne frega niente, quindi la premessa è che qualcuno pensa ci sia rimasti male, no, zero, cioè da Juve, da tifoso, zero, non me ne può fregare meno, anzi, semmai c'è il divertimento di dirvi che siete gli impuniti perenni, ma semmai è un gioco questo. Però poi un po' di riflessioni ci sono, c'è chi preferisce, io voglio un vostro parere serio, Romeo, Livio e Giancarlo, tutti e tre avete un profilo, chi più sportivo, chi più sociologico, chi più letterario, chi più, ognuno scelga, siamo tutti cittadini però, sulla vicenda, io vi faccio una mia piccola introduzione, guardo tutte le sere, grande video, il mio tema, come potete immaginare conoscendomi da parodia anche di Edoardone Mecca, è mediatico istituzionale. Cioè io lo dico sempre anche all'inizio delle mie presentazioni, oggi anzi ditelo, sarò con l'amico Valerio Vitali, Luca Cimini, Mike Fusco e tanti altri a Genzano di Roma, se qualcuno è a Roma e dintorni ci vediamo alla biblioteca comunale alle 7, chiusa parentesi. Quando finisce questo tour? Vai, non finisce mai, io vorrei tenermi libero un po' di primavera e estate perché non ne posso più, questa è la verità, un po' di estate diciamo. Comunque, no, allora io vi dico questo, come comincio là, dico il libro è dedicato a media e istituzioni, cioè non è per il tifoso interista. Il tifoso interista, semmai, a mio parere, dimostra qua di non rendersi conto di una certa ipocrisia che avvolge tutti noi tifosi. E se tu ti manifesti superiore eticamente, più aperto, cittadino del mondo, mentre voi siete cattivi così, la verità è che è bastato il caso Acerbi per farvi dire ma no, secondo me ha detto davvero ti faccio nero, scusa, ma se non ci sono prove, dai! Ragazzi, siamo seri, se la battaglia vostra era quella seria di combattere, diciamo, non l'avete affrontato nel modo migliore, ma i temi sono due, secondo me, mediatico e istituzionale. Cioè il tema è che c'è un Gravina, presidente, ne prendo uno, un presidente della federazione che 6 mesi fa era Martin Luther King e oggi è sparito dalla vicenda, non si fa problemi, non si fa questione, non dice la sua, ma neanche in difesa totale di Acerbi, non si è più sentito, il tema non l'affronta più, questo è il solito discorso delle istituzioni, svegli in alcuni casi e dormienti in altri, l'altro ragazzi sono i media, c'è una certezza assoluta, non avremo mai l'audio di quello che si sono detti, la sentenza mi interessa il giusto, non è quello, sapete il mio pensiero sulla giustizia sportiva che sia in generale totalmente inaffidabile, legata agli umori dei media, completamente agli umori politici, sentimento popolare, completamente, è un diritto elastico, malleabile, che gommoso, che talvolta fa prevalere il garantismo e spesso il giustizialismo. Però ragazzi, noi una certezza l'abbiamo, caro Romeo, lo dico a te, ed è il discorso mediatico. Cioè noi sappiamo che, ripeto, mi dicono ma la Gazzetta, parli sempre la Gazzetta, sì, è il giornale sportivo più letto d'Italia. Era quello ritenuto, non equidistante ma quasi, è quello che influenza moltissimo anche la giustizia sportiva. Lo abbiamo visto nel 2006 con il mostro creato per 2 mesi, lo abbiamo visto nel caso plusvalenze, direi, e con la minaccia via Gazzetta dell'UEFA quotidiana, se non uscite dalla Superlega vi squalifichiamo, ha influenza, non c'è niente da fare, e la Gazzetta dello Sport rimarrà agli atti di questa vicenda, non ha detto secondo noi, non ha detto questo, oh, ragazzi, là ognuno la pensa come vuole, non abbiamo certezze, diciamo così, la Gazzetta dello Sport ha detto le 3 colpe di Juan Jesus, no, ma intendiamo per difenderlo, sì, le 3 colpe di Juan Jesus, la Gazzetta dello Sport ha detto Acerbi che è uscito dal male, e ovviamente non serve dire quanto fossimo e siamo con lui su quella vicenda, non vedo link, non vedo nessi con questa, ha detto Acerbi l'uomo che ha marcato Haaland alla grande così, ha messo Acerbi e Juan Jesus sempre sullo stesso piano dicendo le due parole così e tutto, ma quasi dando ragione al ragazzo che è uscito da quel male e che ha e che ha marcato così bene Haaland. Questo è il clima
che condiziona sicuramente la giustizia sportiva, e questo attesta semplicemente l'ipocrisia clamorosa di un giornale, anche in questo caso dopo altre 20 di dimostrazioni in questi anni, anche qua, che 6 mesi fa era Martin Luther King, mentre oggi è: ma lui ha marcato, ma quello ha fatto, ma Juan Jesus doveva dirlo subito, doveva dirlo meglio, doveva lamentarvi, non doveva perdonarlo, non doveva così, ed è finita così, è finita con la soluzione. Perché questo è quanto. Ma a me, ripeto, scusatemi la lunga introduzione, della soluzione, lo dico ai fratelli nerazzurri, cioè non solo non interessa, ma quasi sono contento. Io capivo meno le 3-4 giornate che sembravano, pensavo andassero verso quella strada delle 2 giornate che proprio non capivo. Invece zero, perché non ci sono prove, va benissimo giuridicamente. Il mio tema è sempre un altro. Romeo, Livio, Giancarlo, mi interessa molto il vostro parere. Qual è la cosa che vi colpisce? Allora, correggimi poi se sbaglio, dal punto di vista giuridico è quasi ineccepibile questa sentenza, perché se non ci fosse una giustizia sportiva che negli anni ha dimostrato... Il fatto che non ci sia un labiale chiaro, che ci sia stato anche un comportamento omertoso da parte dei compagni, perché questo va sottolineato, no? Quindi non ci sono prove, non si può condannare dal punto di vista sportivo. Però abbiamo tutti la percezione, no, che Juan Jesus evidentemente sia sempre la parte giustamente offesa, perché poi ieri è quasi passato un messaggio, no? Come ha fatto notare il Napoli, che fosse Juan Jesus quello aver creato tutto questo casino sulla base di niente. No, Juan Jesus è uno che ha subito degli insulti razzisti e che, secondo me, anche con un ottimo comportamento a caldo, ha saputo gestire molto bene la situazione, con stile, con garbo. Poi, dal momento che si è sentito preso in giro, ha fatto valere tutte le sue ragioni, che deve far valere. Anche probabilmente adesso, Max, leggevo dal punto di vista penale, no? Cercare con una eventuale denuncia di tutelarsi, e là si aprirebbe un altro dibattito. Ho anche io la sensazione che Acerbi, essendo un calciatore dell'Inter, probabilmente abbia ricevuto un trattamento mediatico differente. Penso che se Acerbi avesse giocato invece... scusami, che se Juan Jesus fosse stato un calciatore magari di una squadra più quotata, probabilmente ci sarebbe stato un trattamento anche qui differente. Ma resta il fatto che, secondo me, il vero fallimento di questa vicenda è che il dibattito sia estremamente divisivo in un tema che invece dovrebbe unire, perché la lotta al razzismo va condannata, e non è una questione di tifo, è questione che devi pensarla così, punto. Invece abbiamo finito per spettacolarizzare questa vicenda, che onestamente si sarebbe dovuta gestire dal punto di vista mediatico in maniera migliore, ma purtroppo quando diventa una questione di calcio sappiamo perfettamente come in Italia funzionano le cose. Quindi viene assolto Acerbi non in quanto colpevole, ma in quanto non esistono prove per colpevolizzarlo. Quindi non ne usciremo mai, secondo me, da questa vicenda, ragazzi. Livio Gigliuto, Giancarlo Riviano, scegliete voi il profilo che vi intriga, inquieta o gradite di più. Ma allora, intanto togliamo il profilo calcio, perché non c'entra niente col calcio questa vicenda, non ha niente a che fare col calcio, è una vicenda che ha a che fare con un comportamento che è uno dei più odiosi che si possono vedere, non nello sport ma in generale nella vita. E quindi togliamo il tema calcio, perché ora poi tornerò sul perché mi preoccupa il fatto che si parli così tanto in rapporto al calcio di questa vicenda, che, ripeto, non c'entra niente. C'è un tema che non ho capito. Acerbi, post diciamo fatto, quando Juan Jesus va dall'arbitro e dice: è successo una cosa, insomma, mi è stato detto questo, quest'altro, e quindi vi prego, intervenite. La sensazione che ha dato immediatamente è stata la sensazione di uno che ammetteva questa cosa, no? Cioè, l'atteggiamento iniziale è sembrato: scusate, no, insomma, un atteggiamento di chi chiedeva scusa, no, ma non volevo dire quello, insomma, sembrava quasi volesse ammetterlo. Il dubbio che mi viene è che ci sia stato un intervento di qualcuno che gli ha detto: no, guarda, forse è meglio che non lo dici, ed è meglio che non lo dici per ragioni sportive, perché perdiamo un giocatore utile per 2, 3, 4 giornate. Se è così, non so se sia così, ma è la cosa assolutamente più grave che può essere successa. Cioè, se qualcuno ha detto per ragioni sportive che quel comportamento che hai ammesso e che è gravissimo, invece non lo devi ammettere perché
crei un danno sportivo. Questa è la cosa più grave. Forse la seconda cosa più grave è la reazione, però qui tu dici sempre i fratelli interisti, io sono d'accordo, perché gli interisti sono persone prima che interisti, poi quello è calcio ed è un'altra cosa. Una cosa mi ha deluso della reazione che ho trovato un po' sul web, non di quel tifo, ma di un pezzo di quel tifo, che ha gioito per la mancata penalizzazione di quel giocatore. Ora, francamente, se una cosa del genere la facesse un mio giocatore, e non Acerbi, che è un giocatore marginale all'Inter, ma anche se lo facesse un giocatore molto importante nella mia squadra, cosa che faccio fatica a trovare in questo momento, perché in questo momento alla Juve è un giocatore importante, faccio fatica a trovarlo, però se Vlahovic, che possiamo dire in questo momento è il giocatore più importante, o Bremer, facesse una cosa del genere, francamente non me ne fregherebbe niente di perderlo per 4 giornate, perché se lo sarebbe assolutamente meritato, se è vero quello che si dice sia successo. E insomma, vogliamo dircelo, dicevi tu prima Massimo, insomma, molte cose fanno pensare che sia probabile sia così, poi la giustizia fa il suo percorso. Però i tifosi che dall'indomani sui social network abbiamo vinto, non abbiamo vinto, ragazzi. Cioè, questa non è una cosa in cui qualcuno può vincere, perché se è vero che ha detto quella frase, tante cose fanno pensare che sia così, averlo in campo è un problema, ma non è un problema per il calcio, sono con 20 punti sulla seconda, è finito tutto, il campionato è finito, stiamo vedendo un campionato fantasma, ma è brutto per il paese. Questa è la percezione che ho io in questo momento, cioè stiamo ancora parlando di calcio su una cosa che non c'entra assolutamente niente col calcio. Giancarlo, è un discorso di calcio o non di calcio? Scegli tu il profilo che preferisci affrontare. Guarda, il calcio secondo me viene toccato in una certa misura, ma io credo che la sintesi di questa vicenda sia legata al fatto che quello che abbiamo visto in questi giorni secondo me descrive perfettamente una certa italianità, no? In generale, ovvero noi siamo nel paese dove tutto è politica, qualsiasi aspetto della nostra vita è in qualche modo mediato non da un principio di verità, ma da un principio politico. E questo è quello che è successo anche nel caso di Acerbi, nel senso che normalmente in una situazione del genere, dove sappiamo bene che l'attenzione verso il razzismo è giustamente portata al massimo livello, perché oggi non è più, non è che per essere razzisti bisogna necessariamente avere uno schiavo in una piantagione di cotone, no? Adesso diciamo sono i comportamenti, la semiotica del razzismo a contare. Quindi nel momento in cui qualcuno si esprime anche per un momento in termini razzisti, di fatto assume un atteggiamento razzista, e su questo credo che insomma tutte le persone civili siano tendenzialmente d'accordo. Invece la vicenda è stata trasformata in una vicenda a tutti gli effetti politica, un po' aiutata anche dal fatto che la giustizia sportiva, come tu dicevi, presenta molte zone grigie, no? Nel senso, lascia davvero, secondo me, non è casuale, non sono casuali questi, non sono dei bug, degli errori, diciamo così, che casuali arrivano, perché si cerca nelle norme il modo di rendere i procedimenti in qualche modo orientabili, no? Secondo il vecchio principio che la legge per i nemici si applica e per gli amici si interpreta, per cui mi sembra che in generale si sia andati abbastanza in questa direzione. L'abbiamo visto con ovviamente le asimmetrie dei casi precedenti rispetto allo stesso fenomeno. Qualcuno ha ricordato anche il caso Conte, che senza prova, anzi con delle testimonianze a favore, anche se il razzismo non c'entrava nulla, fu condannato per la questione del calcio scommesse. Devo dire, sul piano mediatico anche vale questo discorso, purtroppo, no? Purtroppo c'è un'idea di trattare questi fenomeni da un punto di vista campanilistico, altra tendenza molto italiana, dal punto di vista del clan. Un giornale nazionale avrebbe il dovere, quantomeno, anche magari difendendo una sentenza che dal punto di vista giuridico può anche stare, però di inquadrare quello che è successo in una maniera molto netta dal punto di vista della cornice. Invece questa cosa, come tu giustamente hai detto, non è assolutamente avvenuta, anzi quasi quasi si è andati a come dire, dare la colpa a chi aveva denunciato e non chi aveva subito l'offesa, che sono appunto delle storture davvero inaccettabili. Alla fine, secondo me, il risultato è, come sempre, lasciare una macchia su un procedimento in un calcio italiano che, devo dire, ormai da questo punto di vista rischia di essere davvero molto indigesto a tanti. Cioè non c'è più un bel clima, non c'è più un bel clima di gioco, anche di competizione reciproca tra avversari. C'è sempre la sensazione che ci sia un cappello di intrigo, di gioco di potere. È una cosa molto, secondo me, veramente veramente brutta.
Allora, vi ringrazio per questi bei tre interventi, nel senso che avete affrontato un po' tutto da ogni punto di vista. Devo dirvi una cosa, qua sarà perché è una community di tifosi, moltissimi qua vanno sul discorso, Livio, lo dico anche a te, vanno sul discorso calcio. Cioè, ti dicono, è chiaro che il problema razzismo non si conclude, non trova certo il suo apice nello scontro Acerbi con Jesus. Detto questo, tanti, ripeto, ricordiamo che la community di tifosi della Juventus, e di questo parliamo in questo momento, in tanti ti dicono la percezione che ci sia una giustizia sportiva e un clima mediatico per una squadra e una giustizia sportiva e un clima mediatico per un'altra, ce l'hanno ormai tanti. Non so, Livio, se è un tema che magari non ti appassiona, dici questo tema. Ah, ma quello ce l'abbiamo pure noi, quello ce l'ho pure io. Quella c'è, no, pure io, la percezione di un atteggiamento diverso nei confronti di squadre diverse, è una percezione che abbiamo, siamo tutti tifosi, ma la percezione ce l'abbiamo pure noi. Alcune vicende sono state trattate con una certa rapidità, quest'altra con una diversa rapidità, ma soprattutto con un diverso garantismo. Vorrà dire che da domani varrà il principio, la presunzione di innocenza. Ma non è così, non è così. Questo, ragazzi, fidatevi, la giustizia sportiva è assolutamente, l'ho detto prima, è gommosa, è malleabile, si plasma a seconda dei casi e per l'opinione pubblica, è strainfluenzata dall'opinione pubblica. Per questo mi fa ridere quando qualcuno dice ci sono le sentenze, lo dicevo anche al mio amico Fabrizio Biasin, che sulla vicenda, vi dico, però io ieri in trasmissione ha detto a me una sentenza che non piace neanche, ha detto non sono contento, Acerbi non chiarisce, quindi premesso poi, no, che apprezzo io il suo punto di vista, ma lui mi dice però se lo dice la sentenza, come dire, l'Inter non deve fare nulla, quello così. Secondo me questo, l'ho detto a lui ovviamente, questo non è così, la giustizia sportiva soprattutto, ma anche quella vera, non si esaurisce in una sentenza e allora è la realtà dei fatti. Soprattutto una sentenza che dice, sembra che ci sia una cosa molto offensiva, ma non possiamo dimostrarlo. Romeo, dimmi. Anche in termini di tifosi, segna un punto di non ritorno, mi spiego meglio, coloro che si beccano il DASPO, no? Io vado allo stadio, faccio l'ululato contro Lukaku, quello che è accaduto, la Juventus si attiva con... poi chi di dovere, le persone vengono identificate attraverso un labiale e tutto e si beccano il DASPO, sacrosanto, lotta al razzismo, dobbiamo essere in prima linea. Però ora lo stesso ti può dire, io però mi sono beccato, no, il DASPO perché ho inveito contro Lukaku, ma Acerbi la passa liscia perché è un calciatore, perché non si trovano prove, eccetera. Anche questo secondo me è un punto di non ritorno in come verrà poi gestito. No, hai perfettamente ragione, è un bel tema. Intanto Luca Monblano, ciao Luca. Ciao, vi ascolto volentieri. Ciao a tutti. No, ora ci dici la tua e poi andiamo però sugli altri temi. Volevo fare questa introduzione sul discorso Acerbi, Juan Jesus. Ha ragionissima Romeo su questo. Ragazzi, si entra, io ribadisco, là dicono no, là si sono sentiti gli ululati. A parte che io ribadisco, chi era allo stadio quel giorno, Romeo c'era di sicuro perché c'è sempre... Cioè, io non ho sentito niente a Juventus, cioè si sentiva, siccome Lukaku entra, ma lì venne fatto un lavoro certosino con le telecamere, mi era stato raccontato, cercare no, di esatto. Tra l'altro sì, però... è che molti DASPO vennero contestati appunto, però Romeo, là non è che abbiano aspettato tre giorni le telecamere, no. Poi là le sentenze le è andate il giorno stesso, i giornali, l'indignazione, Rock Nation, quello, quell'altro, non è che si sia aspettato di chiarire, di ascoltare gli audio, di parlare, e a quel punto si è fatta una valutazione così. Là, un'ora dopo, c'era già tutto. E Gravina, e quello, e quell'altro, c'era già tutto, erano pronti. Quindi io continuo a dire, ha ragione Romeo in questo, è come se poi tu andassi a sentire ogni singolo tifoso e uno dicesse, io cantavo... Io ho detto buh, cioè, ho detto buh! Esatto! Cioè, così non se ne esce più, ragazzi, ovviamente. È stata la versione poi... data sul labiale sul quello che ha detto Acerbi, ti faccio nero, e poi veramente come andare a dire perché ho cantato una canzone, cioè non lo so, esatto. Io vi dico la mia, se un avversario mi dice che io gli ho detto quello che Juan Jesus riferisce e lo ridice e io gli ho detto ti faccio nero, io sicuramente ti porto in tribunale, ma è sicuro, non c'è dubbio. Perché, oppure pretendo un chiarimento in diretta televisiva, facciano loro dove con te, guardandoti negli occhi, e dico tu non ti devi permettere di dirmi questa cosa. Cioè, se invece la scusa è no, ma non ti... Luca Monblano, ci chiosi tu sulla vicenda e poi andiamo sulle nostre vicende. Assolutamente no, assolutamente. Dai, no. Chiosa. No, avete... il tema che ti ha un po' più o inquietato, intrigato, interessato. Avete chiosato tutti alla fine. No, il tema sicuramente, io mi collego all'ultima parte del tuo ragionamento. Tra l'altro vedo che ho
che ho poca banda in questo momento, vediamo. No, no, ci vediamo e sentiamo benissimo. Bene. No, dicevo, io mi collego alla tua considerazione perché è l'unica cosa che ho fatto nell'entrare nel merito, che è sempre delicato, nei giorni delle mie dirette in TV, qui l'abbiamo parlato il giusto, aspettando quello che sarebbe stato poi il verdetto e la decisione, eccetera. Ma credo che quello che ho visto in campo non era una reazione. Poi in campo bisogna sempre capire che effettivamente i giocatori non sempre reagiscono come si reagisce nella vita normale. Però effettivamente la cosa che mi aveva più colpito era che la reazione di Acerbi non era indignata o arrabbiata o assolutamente, come dire, clamorosa, manifesta rispetto al fatto che Juan Jesus potesse aver capito male. Mi spiego, se io capisco che il mio avversario va dall'arbitro, e tra l'altro non viene da me, va dall'arbitro, e quindi mi metti in una situazione di ulteriore allerta e tra virgolette pericolo, io se capisco che sta alludendo a quella cosa lì, cioè dico calma, fermi tutti, vado all'arbitro, chiamo, vado a Juan Jesus e dico guarda che non posso dire su questa cosa perché non esiste, te lo dico, cioè diamoci un pugno, prendiamo il rosso tutte e due, facciamo un balletto in mezzo al campo, questa cosa no, non è inutile che insisti su questa cosa, assolutamente no, e l'avrei ribadito all'arbitro, mentre Acerbi girava molto molto a largo, e questa cosa è l'unica considerazione su cui sono ancora fermo oggi. Tutto il resto l'abbiamo ascoltato, abbiamo capito che le due posizioni, io tra l'altro avevo anche detto, per me il giudice, io non so se la prassi lo permette o no, ma aveva un solo sistema per poter giudicare bene, non giusto, perché giusto poi nella vita e nei giudizi non lo so, per giudicare bene, fare la convocazione dei due giocatori contemporanea. L'ho detto qui, io me li metto davanti, Juan Jesus dica quello che dice guardando negli occhi a mezzo metro Acerbi, e Acerbi dirà quello che vuole dirmi e dirgli dicendolo a mezzo metro guardando negli occhi Juan Jesus. Io poi, a prescindere che avrebbero potuto dare ovviamente le due versioni diverse, io come giudice so che avrei giudicato bene. Nella mia coscienza avrei giudicato bene. Due call fatte con gli avvocati, con i dirigenti lì, cioè non lo so, mi è sembrato già quella roba lì, una roba che non poteva portare a nulla, cioè è stata trattata come se fosse un caso di campo, ma esatto. La fattispecie non era un caso di campo, è un caso che va oltre, quindi ripeto, per me, io ho visto alcune anomalie in questi due passaggi qua. Luca, poi posso dire solo una cosa e poi vai. Diciamo, non disturbo, poi i temi ovviamente sono altri. Però una cosa non possiamo fare, cioè questa cosa, questo teatrino insopportabile di interpretare altri possibili labiali. Vi prego, cioè, facciamo tutto, ma questa cosa no. No, veramente. Cercare di incollare su quel labiale qualunque frase, come fa quel comico bravo sulla 7, Eccellenza, com'è che si chiama, che sui labiali ci mette delle altre parole. È una cosa francamente imbarazzante. Quello no, facciamo tutto, giustizia sportiva, giustizia ordinaria, però non ci fate vedere, perché rende patetica una cosa che patetica non è, perché è una cosa molto seria. Quindi almeno quello evitiamo di farlo. Un'ultima considerazione, che... sì. Scusami Massimo, perché l'ho fatta ieri in TV, ero collegato su Torino e con i telespettatori del Piemonte, oltre a quelli in streaming, e sono stato molto sollecitato, perché tra l'altro questa notizia è arrivata mentre stavo conducendo in diretta, quindi ovviamente l'abbiamo data, e venivo sollecitato, io ero conducevo, chiedevo agli ospiti, poi anche noi. Io ho ascoltato tutti, ho letto il dispositivo anche al pubblico, eccetera, e la considerazione che ho fatto è, sapendo cosa ho sentito dalla FIGC, sul tema, non nel merito, quello che ho sentito dal CONI, sul tema, non su Acerbi e Juan Jesus, chi è la vittima e chi è il carnefice, non è questo, sul tema, quello che ho sentito persino dalle società per certi versi, quello che dico io è che in Italia non siamo capaci a parlare di questo tema, non siamo capaci a parlare di razzismo. Non voglio dire che non siamo pronti, sicuramente non siamo capaci, abbiamo problemi ad affrontare questo argomento nel verbalizzarlo, questo mi dico, a prescindere, ripeto, dal merito, ma stando sul tema.
Io infatti trovo, io trovo grottesche le campagne, mi dispiace dirlo, perché so che l'intento è buono, ma grottesche le campagne in cui nella giornata contro il razzismo succede questo e tace il presidente della federazione, tacciono tutti, tace la società del giocatore interessato, taceva pure l'altra quel giorno là, i compagni di Juan Jesus zitti, i compagni di Acerbi zitti, così, però a fine partita avete una frase da dire? Sì, dite no al razzismo, wow! No, ragazzi, mi dispiace dirlo. Giancarlo, volevi dire qualcosa? Devo dire che probabilmente ovviamente una situazione paradossale. Juan Jesus è stato fin troppo uomo, tra virgolette, in questa situazione, nel senso che in Italia funzionano le cose plateali. Se lui non avesse fatto quella dichiarazione a fine partita dicendo no, sono cose di campo, è finito tutto là, mi ha chiesto scuse e via dicendo, per poi ovviamente essere costretto a ritrattare nel momento in cui ha ritrattato Acerbi, ma avesse invece bloccato la partita, creato maggiore scompiglio, non accettato le scuse, se fosse andato nel dopopartita a fare delle accuse molto precise con un tono deciso e arrabbiato, probabilmente avrebbe ottenuto di più. Come dire, mostrarsi in qualche modo sincero non paga mai, purtroppo, in questo paese. Paga essere strategici e quindi... Tra l'altro il Napoli ha comunicato oggi che toglie la patch antirazzismo dalla prossima partita. Poi il Napoli, insomma, devo dire, ha fatto un comunicato secondo me molto giusto, molto corretto. Però io non l'ho capito il comunicato. Giancarlo, una cosa non l'ho capito il comunicato per Napoli, a parte che ieri proprio nei canali di cui Luca è maestro, e ieri ero su uno di quei canali e devo dire che si ricordava l'episodio Sarri-Mancini, un po' al contrario, dove il Napoli diceva ma no, Sarri non era assolutamente uomo, cioè la verità è che poi ognuno fa no, per la cosa triste è questa, ognuno mette la maglia. E l'altra cosa devo dire che secondo me sbaglia quando dice però Juan Jesus per la sentenza, passa la sentenza, è chiarissima. C'è la sentenza più o meno condivisibile, secondo me, ripeto, per com'era la giustizia sportiva fino a oggi, stranissima. Poi ognuno può preferire un garantismo maggiore. Però la sentenza te lo dice chiaramente, non diciamo che colpa è Juan Jesus. Quindi anche il Napoli, secondo me, fa una cosa un po' retorica e populista. È tutto un po', secondo me, con la maglia. Ognuno indossa la sua maglia. Io ho questa idea. No, la prima parte interessante era il rifiutare, diciamo così, di partecipare. Ah, no, certo, la farsa. Io vi dico un'altra cosa. Un'altra cosa lo dico perché Romeo ci ha spesso raccontato come si è formato e quanto sia bravo e come se lo sia meritato, e io non ho nessun motivo di dubitare di Fabrizio Romano, tutto quello che ha, che sono milioni, 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 quasi miliardi di follower, è un successo internazionalissimo. Io devo dire però, proprio per questo, a maggior ragione, se tu l'anno scorso hai raccontato la vicenda Lukaku, in cui, ripeto, c'erano forse 100 tifosi, 170 che hanno trovato, io ero allo stadio, Lukaku entra e fa un fallaccio bestiale, io quando sentivo gli juventini cantare non ci sono neri italiani a Balotelli, io mi vergognavo, cioè vorrei fosse chiaro, non è che gli juventini siano buoni e gli altri siano cattivi e tutt'altro, ma l'anno scorso quello Juventus non era così, ero allo stadio, quindi lo posso dire, non era questo il racconto di Juventus-Inter, è Lukaku che entra e fa un fallo tremendo su Gatti, tremendo, e da lì in poi viene costantemente beccato, che poi alcuni ne abbiano approfittato, come sempre, per dimostrarsi idioti, razzisti o come vogliamo, e si becchino il daspo, a me se l'hanno fatto frega poco e va bene così, ma il racconto che è stato fatto da subito, anche ad opera di chi racconta a milioni, 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 milioni di follower, minuto per minuto quello che accade, cosa dice l'agenzia Luca, cosa dice quello, mentre qua compare solo per dire sentenze e assoluzioni Acerbi, così, anche là io vorrei un racconto più completo, sempre, non a seconda delle squadre, non a seconda delle persone, però ovviamente lui non è qua, quindi lo dico solo perché auspicherei, proprio perché so quanto è bravo e me l'ha raccontato spesso o Romeo, e quanto meriti quello che ha. Però lo diciamo di tutti e lo diciamo anche di lui in questo caso. Ragazzi, andiamo un po' sulla Juventus. Livio e Giancarlo, io chiedo a voi adesso, avendo Luca Monblano e Romeo Agresti, avete questa chance? Pensate ai vostri amici che vi dicono ma chiedi, dimmi notizie di mercato, fai questo. Anche. Cominciate, sceglietevi qualcosa. Livio, parto da te, poi Giancarlo. Aprite il tema Juventus, mercato, allenatore, società, giocatori. Vai da dove volete, Livio. Qualcosa che hai letto, qualcosa che ti incuriosisce. Massimo, andrai a vedere Lazio-Juventus? Boh, vediamo, magari sì, magari no, valuterò. Valuterà in base alla formazione. Esatto, vai Livio, poi Giancarlo. Vabbè, tanto tutti speriamo di assistere a qualcosa di meglio con la Lazio, so che tu
Già Massimo ti sei espresso molto negativamente in questi giorni, hai detto più volte scherzando come fai sempre, adesso prepariamoci a un'altra meravigliosa sconfitta con la Lazio, invece no, speriamo che qualcosa cambi, però in realtà vado prima su un retroscena, non ho capito se è un retroscena o meno, comunque un'informazione mi pare di aver intravisto che Luca ha comunicato riguardo a una chiacchierata a John e Giuto. No, il tema qual è? Cerco di capire una cosa, perché ovviamente insomma tu hai un'informazione che hai in qualche modo comunicato, mi pare di capire. Ma quello che tu immagini che stia succedendo in questo momento, e questo ti spiego perché faccio questa domanda, cioè quello che tu stai immaginando in questo momento è anche un Giuntoli in questo momento in difficoltà, non messo in discussione, non la società, non 38 minuti su 40, non queste cose. 38 ma... minuti, peraltro citazione letteraria, citazione, 38, meta 38, citazione, esatto, 38 minuti di Elkan Giuntoli. È una matriosca di citazione, l'ho visto gli ultimi 38 minuti che avete fatto in esattamente 38 minuti, che è stata una cosa... ormai li facciamo così, ormai li facciamo inquietante così. Ma piacevole. Però ecco quello che voglio capire, perché poi da questo discende allenatore, giocatori, e su questo poi magari ci andiamo, ma in questo momento anche quella figura è una figura, non dico in discussione come ruolo, ma in discussione perché non ha fuoco, non ha fuoco le responsabilità, il lavoro che deve fare, cioè sta la tua domanda è o no? La tua domanda è, se ho capito bene, questa chiamata, questo contatto diretto, tra l'altro, ripeto, non puramente di forma, ma probabilmente anche di sostanza, contiene anche il fatto che John possa percepire un Giuntoli un po' restio e quindi gli vada in soccorso, addirittura che John gli renda conto del perché magari si percepisce o una certa indecisione, cioè un po' come se John volesse capire meglio da Giuntoli ma come siamo messi, ecco, è questo, cioè tu dici poteva essere questo il senso della telefonata, ripeto, mi risulta, lo confermo, cioè, questa cosa che però possiamo anche ritenere, io l'ho ritenuta importante per come si è sviluppata, nel senso che mi è stato detto è stata una chiamata lunga, che è stata di non solo, cioè di, come dire, voluta, cercata e alimentata da John Elkan, ecco, quindi non è il solo com'è lì tutto a posto, bisogno qualcosa, se hai bisogno sai chiedi alla mia segretaria, no, non è stata questa cosa qui, sicuramente c'è stato molto più contenuto, quindi tu dici o chiedi se sia, come dire, al centro degli argomenti lo stesso Giuntoli nella testa di Elkan. Io sì, cioè l'idea è questa, Elkan non mi sembra uno che fa una telefonata alla settimana al infatti, direttore sportivo della società. Infatti è una notizia, per questo ho detto è una notizia di per sé. Esatto, quindi questo è il tema, cioè perché sente la necessità di fare 40 minuti di telefonata che, come mi pare di aver capito, è stata guidata da lui, non guidata da Giuntoli, cioè non gli ha detto mi fai il punto e ha parlato Giuntoli per 35 minuti, ma gli ha detto 35 minuti, ma che ne sa Luca di chi parlava nella telefonata? Hai usato questo un io vorrei capire. Ma Massimo, parliamo tutti dall'assunzione, no, che quello no, che dice no, Luca io... ma è fiction, è autofiction, ma è spettacolo. Secondo te vengo qua a fare fiction io da te, ospite, ma certo, io ti pago, ragazzi, per questo, Momblano, ti pago per questo. No, allora in nero, tra poi l'altro. Voglio Romeo, ragazzi, allora, poi voglio Romeo, allora ho reso l'idea sul fatto che il protagonista della telefonata, tra l'altro, è stato John Elkan, quindi ha preso lui in pugno gli argomenti, tutto, tu hai usato un verbo che mi ha illuminato, Guido, guidato, chi ha guidato la telefonata? Ovviamente dalle informazioni, diciamo così, che ho potuto raccogliere, l'ha guidata John, ma la parte curiosa è che sicuramente l'ha guidata anche sull'onda dei risultati della Ferrari, perché so che è stato un argomento anche questo. Ma scusa, ma vince la Ferrari, Elkan dice aspetta fammi chiamare Giuntoli che voglio... Ma cosa vuol dire? Intanto Luca vogliamo... No, non solo, Luca, ma è stato anche argomento. Luca, Marco Bronx ha regalato 5 abbonamenti, ora allora noi lo ringraziamo, ci sospendiamo un attimo, grazie Marco Bronx. Io ne regalerei 38.
di questi giorni. Allora Luca, tu hai detto quindi la Ferrari è stato argomento. Sì, è stato anche un argomento, ma ripeto, io ho anche detto, ragazzi, ho detto cercherò di mettere le mani un po' dentro questa cosa, non è proprio la cosa più semplice del mondo, ma già di per sé la prendo come un segnale di vita, un messaggio comunque in qualche modo forte, e non era diretto o non penso che fosse diretto a discutere il come sta lavorando Giuntoli. Sicuramente immagino che Cristiano Giuntoli abbia altro che apprezzato e anzi possa aver trovato il là vero per preparare la prossima stagione, cercando di non compromettere nulla di questa stagione in corso, che è ovvio che per noi resta un argomento. Finalmente stanno per finire le chiacchiere, ragazzi, perché le chiacchiere davvero, come dicono i grandi saggi, stanno a zero. Ora siamo per abbracciare aprile e contano i fatti, quindi quello che trapela, che non trapela, telefonate, incontri, politichese. Ora, secondo me, nella drammaticità degli eventi che ci attendono, basti pensare al calendario, perché se uno guarda il calendario non può non affidarsi alla mistica, anche se poi magari altre idee. Secondo me la parte positiva è che finalmente avremo un po' di ciccia, inizieremo ad avere notizie solide, concrete, a capire seriamente cosa voglia fare la Juventus. Però l'osservazione di prima è interessante su Giuntoli, perché io lo sto ripetendo a più riprese: è terminato questo anno di apprendistato, questo lungo ambientamento, ora lui dovrà incidere nelle decisioni tecniche, allenatore, calciatori. Continuo a battere sul fatto che secondo me l'area sport, per forza di cose, dovrà essere più di stampo giuntoliano, quindi portare uomini che hanno lavorato con lui in passato. Devo dire che secondo me ci divertiremo, cioè nel senso avremo tante notizie, magari anche alcune che non ci piaceranno, ma fa parte del gioco. Però finalmente stiamo per vivere un po' di carne al fuoco. Ma tu Romeo, se ascolti Luca, e lo ascolti da sempre, che ti racconta questa telefonata, ovviamente senza dirci il contenuto, a parte questo pezzo sulla Ferrari di cui non ci può veramente fregare di meno, cioè penso che niente mi interessi di meno di sapere se vince la Ferrari o meno a questo santo mondo. Però detto questo, Romeo, come la prenderesti? Ecco, se la notizia di Luca, 25 abbonamenti regalati, ma da chi? Aspettate, dobbiamo un attimo. Jürgen Klopp. No, è troppo cioè del passaggio di Luca è troppo fondamentale capire eventualmente il contenuto. Cioè, questo è vero. Perché ragazzi, ok, la vicinanza, il fatto che l'AD di Exor, no, magari possa interessarsi alla Juve con tutti gli impegni che ha, ok, però è troppo fondamentale capire eventualmente il succo di questa eventuale telefonata. Ma secondo te cosa potrebbe voler dire il canaggio? Giochiamoci un po', tanto qua non ti chiedo notizie, ovviamente, perché questa è una si chiede a Luca, è roba sua, che mette a commentare roba degli altri. No, però cosa immagini? Se oggi ti può dare il placet a una decisione, tipo può sapere cercare di capire una strategia, te la può avallare, cioè è il proprietario comunque. Tu Luca, come poi le parole a Giancarlo che ci dici se vuole stare su questo tema o su un altro. Ma rispondi a Mr. Gatta Cicola. No, non me ne frega niente di nessuno dei due. Tu Luca, non vedo una partita della nazionale però vedo le grandi manifestazioni, le vedo con gli amici, un gran premio non lo vedo da non so quanti anni, quindi non me ne può fregare niente di nessuno. Era Alain Prost. Sei rimasto a Barrichello, cazzo. Riccardo Patrese. Siamo molto dopo. Riccardo Patrese. Moderno. No, li conosco moderno, tutti. Barrichello è troppo contemporaneo. Allora, Nelson Piquet, tu, quella è la mia generazione, è quella, ma che ne sapete voi? Allora, no, Luca, ti favo per Riccardo Patrese, però, ecco, non so bene perché. Ma comunque, Luca, tu, rispetto alla domanda di Livio che ti ha chiesto, no, ci può essere anche il lavoro non giusto? Non credo che l'argomento, ecco, per rispondere a Livio, in maniera chiara, non credo che l'argomento fosse giunto lì stesso. Secondo te qual è? Immagina, o quello che hai capito, è l'allenatore? È la società chi porta in dirigenza? Che cosa immagini, Luca? Facci capire cosa hai percepito. Hai detto ci metteremo le mani in questa telefonata. Ci metterà. Ma io penso che... Immagino fosse una telefonata di spinta.
di un forza, forza, dai, non, nessuna paura dei cambiamenti, adesso sono trascorsi tot mesi, so che all'interno è stato fatto un certo lavoro e che hai preso un po' possesso della situazione. Ale, Ale, Ale! Ecco, detta così. Era carico proprio, John, me lo vedo. Era euforico, ragazzi, era euforico. Passami il numero di Cristiano che lo chiamo ora. Cristiano, dai, cronta che abbiamo vinto pure il Gran Premio. No, ma credo, allora, credo che fosse, che sia stato... cioè, ripeto, ricevere quel tipo di chiamate, e ci sta, ricopri un ruolo importante in una comunque azienda importante nell'immagine del gruppo e tutto il resto, riceverla ti senti... Guarda, io dico che secondo me Cristiano Giuntoli un po' di pesi e di zavorre qua e là in quest'anno le abbia avute, abbia camminato tenendosele volontariamente addosso alcune cose. Attenzione a non muoversi lì, attenzione a, e non è solo la questione allenatore, ragazzi, ma anche la gestione degli uomini. Lui entra a lavorare in una struttura che non è solo la struttura squadra, campo e le quattro mura di Continassa campo, ma anche della sede, dove comunque ti guardi intorno e dici: bene, questi sono questi hanno vinto, ok? Incontri il vice segretario dell'ufficio competenze, a lui ha vinto e ha vinto tanto, quindi non ti senti di, poi però a un certo punto non sono i tuoi, e allora se tu hai quel tipo di messaggio, sai che sei autorizzato a mettere, è autorizzato, è chiamato a mettere il tuo marchio di fabbrica, non dal giorno dopo, ma quelle zavorre non te le senti più, sei un po' più leggero. E allora puoi essere te stesso. Io mi aspetto questo, aggiunto lì da un po'. Romeo, com'era la puntata con Monblano? Io non l'ho ancora vista, quella sulle percentuali. Mi hai detto Monblano carico. Mi hai detto stata la miglior puntata che abbia mai fatto su Juventibus con Luca Fausto Monblano, che si candida al post Amadeus, perché ha delle qualità, secondo me. che ha gettato percentuali, show, attesa. Ragazzi, era difficile il mio ragionamento. No, Romeo, vai. No. Beh, ci siamo divertiti tantissimo perché le percentuali erano ragionate, perché Luca può avere anche mille difetti, ma ragiona sempre in maniera costruttiva, in maniera brillante, e quindi poi è chiaro che in queste percentuali c'erano delle notizie, come sì, Thiago Motta al momento l'uomo più caldo, per esempio, per il post sulla base di un triennale si ragiona, le due parti sulla base di un triennale con opzione per il quarto anno. Però a me aveva sorpreso anche il piano M, si è parlato anche di questo, il piano M, cioè il secondo ad avere la percentuale più alta. Enzo Maresca ha creato un dibattito infinito con Panoz, che mi risulta non dorma da 2-3 notti, perché Panoz era inspiegabilmente eccitato da questa idea e voleva sapere tutto da Luca. Sì. E a te Romeo, ora vado a Giancarlo. Noi non Romeo, sappiamo l'idea... se questo consiste anche nel possibile bivio. No. Infatti non è il piano B, ma il piano M. Cioè siamo andati... Se andiamo nella M, cioè allora ci va un piano M, magari, non lo so. Te non ti eccita l'idea Maresca, Romeo? No. Molto stimato nell'ambito del City Group. No, non mi... Cioè, mi spaventerebbe un po', perché sarebbe una novità too much per un allenatore che credo che in Serie A non abbia mai allenato, che in B ha avuto un'esperienza complicatissima al Parma, sicuramente ha lavorato con Pep Guardiola, sta facendo bene all'Leicester, ma occhio che se la sta giocando, ha perso un po' di punti e quindi rischia di magari di non arrivare con la promozione diretta, perché credo ci sia l'Ipswich Town che stia premendo molto, quindi onestamente affidarmi a Maresca sarebbe da un punto di vista intrigante, ma anche un rischio. Io resto sempre del partito Thiago Motta, cioè no? Una sorta di via di mezzo. Piano M, anche Motta è piano M. Giancarlo Liviano, dici anche tu i tuoi pensieri o domande su con questi due stacchi. Per sottolineare il magnetismo di Luca, anch'io fermo alla domanda che ha fatto Livio, sono fermo a questa telefonata tra Elkan e Giuntoli ormai da 24 ore, credo. Ma perché lui poteva dire c'è stata una telefonata tra Giuntoli ed Elkan e sarebbe sembrato normale, poteva dire ha parlato 38 minuti Giuntoli e sarebbe stato una lagna di lamentele su quello che è la situazione momentanea, invece no, lui ribalta e ci dice ha parlato 38 minuti e quindi può essere solo una reprimenda
ho una motivazione, diciamo, non può essere altro, no? Quindi da questo punto di vista ci tiene tutti incollati. Sui vari piani, io sarei per il piano C, lo sapete, però mi sa che ha veramente poche possibilità di andare piano in posto. Conte, ragazzi! Questo. Antonio Conte, piano Conte, ecco. Visto che è stata la settimana delle partite delle nazionali e quindi ci sono state tante tante gare in tutti i campi del mondo, mi piacerebbe sapere sia da Luca che da Romeo dove sono andati gli uomini giunti, a vedere chi, qualcuno lo sappiamo, qualcuno ha detto Goretzka, qualcuno ha detto Dani Olmo, però vogliamo sapere partiamo da Romeo e poi Luca. Romeo, no, ma dove siamo? Ormai Gianca, dobbiamo metterci in testa che la copertura è totale, cioè non è che hai 3-4 scout che si scelgono le partite, vanno a vedersi davvero in tutte le zone del mondo le cose che vanno per la maggiore, ma parliamo di tante, ma tante ragazzi, cioè, mi parlano di 200-300 persone che si muovono, cioè tra osservatori in tutto sparsi per il mondo, quindi secondo me loro guardano sempre tutto e poi si fanno un'idea un po' più concreta in prossimità del mercato. Basti pensare che Timothy Weah nella passata stagione solamente di persona lo avevano visionato con i dirigenti più importanti in 6-7 partite fisicamente, più ovviamente ti vai a studiare tutte le gare con database e quant'altro. E quindi, si è scoperto cosa avevano visto in Timothy Weah? Ma tu fai lo spiritoso, caro Zampini, tu fai molto lo spiritoso, poi magari arriva un altro allenatore e te lo valorizza meglio in termini di caratteristiche, ma tu continua a fare lo spiritoso al 27 di marzo, fai lo spiritoso, che sono come quelli che dicono Locatelli, hai visto la risposta di Marchisio, no? Su Locatelli. Che ha detto? No, non lo so, che ha detto? Che lo vuole mezzale? Se per 70 minuti deve coprire le traiettorie, aia! Quindi quando io continuo a dire, per carità, vogliamo continuare a sostenere che questa rosa non sia l'elite assoluta, ci sta tutto, non era mai stata una squadra che potesse lottare per lo scudetto, e qua concordavamo tutti, però secondo me ci sono calciatori che magari con una proposta tecnico-tattica differente potrebbero avere anche un futuro. La Juve, in generale, mettere in mostra cose che al momento non vediamo. Quindi Zampini, calmo con queste battute su Timothy Weah, calmo. Uno dei migliori nazionali, mi dicono, uno dei migliori nazionali in queste partite con... No, scusa, ma mi accusate di non espormi mai, faccio una battuta dicendo ma che cosa si è scoperto, poi cosa hanno visto in Timothy Weah e tutti ad aggredirmi. Allora non mi devo esporre, allora devo dire Timothy Weah potrebbe essere fortissimo, ma potrebbe... Torno così, allora, in modalità. Luca, cosa è successo in questi giorni nella nazionale? Tu sogni Dani Olmo, lo sappiamo, ma è tardi ormai per pescarlo. Non è tardi quando io parlo, anche tardi per Bergvall, tardi per tutti. Poi fa un gol di quel tipo al Brasile, ovviamente dai, non te lo danno più. Non lo so se non te lo danno più, però io credo, sono 4 anni che è giocatore all'Ipsia. È vero che ha avuto qualche problema fisico, però io, quando tu mi facessi la domanda, me lo ricordo, tu mi hai chiesto, fai un solo nome che porteresti alla Juve, ti ricordi? E io dissi Dani Olmo, ma un mese fa, non lo so, e tutti dire, ma è impazzito Mumblano, come dire, da dove ha tirata fuori questa cosa? Cioè, dico, quel profilo di giocatore che ha classe. A Juve serve un giocatore di comprovata classe, da mettere insieme ovviamente a tanti di questi lottatori gregari, giocatori che a volte non dico che ci commuovano, però non è vero, che però sappiamo che possono metterci un po' di sangue, i Gatti, Bremer, i McKennie. Però ci serve un giocatore, ci serve, io profilerei per primo un giocatore di classe e qualità, che non vuol dire che poi si gioca per lui, però questa squadra manca dannatamente, quindi mi era, nei giorni precedenti alla diretta con te, avevo visto alcune cose ancora, tra l'altro avevo visto anche Real Lipsia eccetera, e dico, ecco, un giocatore come Olmo che ci fa lì, e forse non è nelle mire dei super super big, e allora che costi 40 e costi 50 potrei provare a pensare a uno così. Poi ci possono essere, c'è Miretti, sì, va bene, che infatti veste la 10 della Spagna. Però detto questo, mentre parli, Luca, mentre detto parli, questo, mi sembra anche che, essendo un 98, anche quell'età che, se può consacrarsi, si è arrivato il momento giusto per provarci, e ci proverà qualche altra squadra, magari non la Juve, però sono straconvinto che quel tipo di giocatore è il primo profilo che io penserei per la Juventus. Ti piace Dani Olmo, Romeo? Molto, molto, ma inarrivabile ormai.
Ma dal gol di ieri inarrivabile? No, in generale, da anche secondo me, quando diventi tanto mediatico, lui ha già un passato dove sembrava che dovesse finire in determinate squadre, secondo me costa tanto. Difficile portare via i calciatori dalla Bundesliga. Livio Gigliuto, che sondaggio ci proponi? Tu che sei rete sondaggio, ora mi fai fare un sondaggio e lo faccio immediatamente. Tu la sai però la regola che voglio. Io voglio che venga fuori un sondaggio. Però se non possiamo neanche più prendere i giocatori dell'Ipsia. Ma Mombly, ma secondo te, se tu ti presenti nella loro sede e ti vuoi portare a casa Olmo, la squadra... Ma quanto c'è? Ragazzi, parliamo per esempio che Sudakov viene valutato 70-80 milioni dallo Shakhtar. Quella valutazione dello Shakhtar, ma non gli dà nessuno, lo sai benissimo. Ti ricordo che hanno venduto Mudrik per oltre 100 milioni con un'asta furibonda tra Chelsea e Arsenal, quindi secondo me potrebbero anche prendere, intanto hanno messo una clausola a 100, poi ne parliamo. Ma Olmo, ragazzi, secondo me è uno che... Ma se quando l'ho detto ridevano tutti, un mese fa! Rideva chi non capiva nulla di calcio, ridono gli soldi, chi conosce un po' il calcio sa che Olmo è un giocatore forte, che costa tanto. Ma ridevano perché in realtà sappiamo tutti che Olmo è un meraviglioso personaggio di Fabio De Luigi. Faceva ridere. Bravissimo, la faceva ridere. Livio, proponi un sondaggio mentre quei due litigano, le nostre star del mercato litigano. Proponimi un sondaggio, però ripeto, la regola è che deve essere equilibrato. Io da un rete sondaggio mi aspetto un esito equilibrato. Dimmi e lo prendo. Ok. Allora, Livio Gigliuto, dica, ci abbiamo pizza e fichi qua, ragazzi, vorrei fosse chiaro questo. Io veramente voglio ringraziare Klopp, 25 paramenti regalati, tu sei anche fratello. Zidane era legnoso, ragazzi, ve lo dico io. Anche Zidane era legnoso. Sì. Cosa ho sentito ora mentre parliamo? Un po' legnoso, andavo al delle Alpi e cioè, anche Zidane era legnoso. Un po' legnoso. Però Montblanc non ne capisce, perché il giorno che venne annunciato Diego Ribas da Cugna, Montblanc, no. Io ero gasatissimo. Lavoravamo fianco a fianco, mamma mia, ero già pronto a comprarmi la maglia e Montblanc mi aveva detto subito questo calcia di mi diceva questo calcia di piatto e di Zidane che diceva aspetta, e quando poi abbiamo ufficializzato Artur cosa ti ho detto? Quando è arrivato Artur mi hai detto eccolo qua il nuovo Diego. Me lo presentavo e di Zidane che dicevi del legnoso Zidane che dicevi del legnoso Zidane all'Echita veniva delle Alpi con me, non come voi che guardate gli highlights delle 20 azioni scelte di Zidane. Questa è la verità, è un po' legnoso però forte, perché quelli buoni li vedi subito, legnosi o non legnosi. Zidane legnoso però forte, ha detto. Ma perché ragazzi, quelli buoni li vedi subito. Queste parole. Livio, vai col sondaggio, cerchi di farmi cambiare tempo. Mi aggancio al tema. Adesso non volete capire, volete fare le trasmissioni con gli almanacchi del calcio, però la verità è questa. Legnoso però forte, titolo di YouTube, Montblanc, Zidane legnoso però forte. No ragazzi, Livio, scusa, vai avanti, ma devo riprendermi un attimo. No, tanto sono pagato a ore e quindi più tardi faccio il sondaggio. Esatto, straordinario, poi è straordinario dopo la prima, vai. No, allora cerco di agganciarmi al tema Olmo, perché in realtà la sensazione è che, cioè almeno credo, poi su questo siete voi gli esperti, però credo che la Juve se andrà quest'estate a rafforzare, andrà sul centrocampo più che sulla parte offensiva. Prepara questo sondaggio, sto scrivendo. Che su questo in questo momento ci sia un'idea nel mondo Juve che voglio capire con voi, e cioè la dicotomia sulle Yıldız. Io il sondaggio che proporrei è questo, visto che in queste settimane, visto che c'è stata nazionale, si è parlato molto di loro due, poi di Yıldız ha fatto una doppietta, va bene, ok, insomma, è un ruolo diverso. Quello che mi chiedo io, e poi andiamo alla domanda del sondaggio, però visto che qui possiamo articolo un po' di più, cioè io non capisco, secondo voi ha dimostrato di più di poter giocare alla Juve finora sulle 10 gol al Frosinone, vabbè, gol bellissimo con l'Under 23 marcato da nessuno, perché praticamente quel gol l'ha fatto in allenamento, perché era il difensore più vicino. Però solo pensarlo, Livio, da grande giocatore. Quella è una grande cosa, vero, però diciamo una grande giocata balistica, però una cosa così, ha dimostrato più Sulè che ha fatto 10 gol, che ha fatto alcune cose, o ha dimostrato di più Yıldız? E perché? Cioè, e perché è per noi che qui ne parliamo anche per... Qual è la domanda? Dimmi la domanda da sondaggio. Ha dimostrato di più di essere da Juve. Non chi vuoi alla Juve in futuro, devi scegliere uno dei due. Ma chi ha dimostrato di più
di essere da Juve. Aspettate, aspettate a dire la vostra, che sennò condizioniamo il nostro pubblico. Allora, intanto due minuti. Bella domanda. Parto. Giancarlo, chi ha dimostrato, non chi vorresti, chi intravedi, chi per ora ha dimostrato di più? Ma guarda, secondo me va, la risposta va scissa in due. Da un lato di una continuità da titolare in un ruolo, in una squadra che comunque una piccola, con i suoi problemi e così via, ma sta dando un grande supporto nell'arco dell'intero campionato, sicuramente su lei, forse anche perché ha qualche anno in più, ha dimostrato di più. Dal punto di vista del potenziale di punto massimo d'arrivo di un giocatore, secondo me invece il Diz Quindi cosa rispondi, permetti, senza questa supercazzola, la cosa rispondi Sule, dai, Romeo rispondi anche tu e Luca. Io da grandissimo suleniano, grandissimissimissimi, dico Yıldız. Perché tu dici che quei momenti di Juve sono, valgono di più di... Io quando vedo Yıldız giocare mi sembra proprio un predestinato allo stato puro. Quando vedo Sule vedo uno che adoro, tra l'altro potrebbero tranquillamente giocare tutti e due assieme perché occupano zone del campo differenti, però Yıldız vedo sempre quel qualcosa che mi porta a pensare questo può valere davvero 70-80 milioni e può farmi 3 o 4 anni con la numero 10. Luca. Allora, la formulazione della domanda porterebbe a una sola risposta, che è nessuno dei due ha dimostrato fin qui di essere da Juve, per come ne intendiamo, nessuno dei due. Nel senso che non basta aver visto i primi fantastici sprazzi di Diz e poi sempre un po' anche noi accontentarsi e anche Allegri del minutaggio e noi di quel poco che fa nel minutaggio, poco o tanto, perché fa un dribbling, fa ammonire un avversario e ci dobbiamo eccitare per questo. Però devo dire che sono in linea con il pensiero di Romeo nella conclusione, cioè se non dovessi dare una risposta così tassativa, cioè il Diz ha già fatto delle cose che non sono solo i gol, sono prendersi delle responsabilità, fatto delle scelte di gioco, eseguito delle giocate che Sule con quasi pari opportunità alla Juventus un anno prima e un anno e mezzo prima non è stato capace di fare con la nostra maglia. Cioè la domanda è: se il Diz fosse a Frosinone quest'anno avrebbe fatto almeno quanto ha fatto Sule? Secondo me sì, con un sistema così spregiudicato come quello di Francesco, che mette sicuramente gli avanti in condizione di poter far bella figura. È un po' il sistema che ha usato Sassuolo per tanti anni, che tutti i giocatori a centrocampo su sembravano fenomeni, perché loro lasciano 4 giocatori sopra palla, parti e hai queste situazioni 4 contro 4 come in Bundesliga, e se hai un po' di stoffa, cavoli, sei fortissimo a vedere, no? E quindi ti dico che la risposta in questo momento corretta è il Diz, per i motivi che ha detto Romeo. Questo non vuol dire che ovviamente Sule oggi per noi sia più difficile da giudicare rispetto a un anno fa. Cioè un anno fa potevamo essere tutto sommato simpaticamente, nutrire una simpatia per lui, intravedere cose, ma non l'aveva fatte, fondamentalmente non l'aveva fatte. Oggi per noi è più difficile giudicare Sule che il Diz. Sul Diz abbiamo le idee abbastanza chiare e secondo me non sbagliamo, ma nessuno dei due ha dimostrato di essere da Juve in questo momento. Allora, intanto vi dico che ha vinto, non sono contento di te, Livio, perché ha vinto il Diz col 70% e devo dirti la verità, io lo prevedevo. Ma non è una testa calda Sule, dai. Livio, no, infatti, zero, che testa calda, Sule è un Livio, rifatti subito e dammi un altro sondaggio che si chiuda con 53 a 47, oppure tre opzioni, 34... Te lo do io, meglio Mugano o Zampini. Esatto, questa è una, se no voterà il centro-sinistro e il centro-destra alle elezioni europee. E più o meno gli viene. E secondo me qua vince una parte piuttosto favorita. No, 53 a 47. Mi hai chiesto un 50, questo è un 53. No, 47. Secondo me ti dico 53 a 47, ora te lo dico io, finisce. Chi ce l'ha il sondaggio più equilibrato? Giancarlo, ce l'hai tu il sondaggio più equilibrato del mondo in mente?
Si potrebbe. Romeo equilibrato e Allegrino Allegri out. Sì, esatto. Vorreste un rinnovo triennale? Un sondaggio equilibrato e Thiago Motta Conte, dai. Ma è equilibrato? Penso di sì. Allora lo faccio in silenzio, non diciamo nulla per ora. Giancarlo, ce lo passi questo sondaggio? Secondo te è equilibrato? C'è anche quest'altro sondaggio qua sotto, ma evidente. Qual è? No, l'ho perso. Non so chi l'ha messo su, ragazzi, dai, per favore. Gabrosh, un esteta. Gabrosh è un esteta. È un off topic, ma che combiniamo? Allora, mamma. Qual era la domanda? Scegliete. Per l'anno prossimo, ragazzi, le vostre valutazioni sui loro caratteri, il loro amore, non ci interessano. L'anno prossimo, chi volete alla Juventus? Tra due giorni Romeo Agresti fa un tweet dicendo, mettendo le iniziali AC oppure M, è partito ora 2 minuti Conte o Motta. Di voi so solo l'esito di Giancarlo Liviano. Giancarlo, dillo subito. Sì, io preferisco Antonio Conte in questo momento, mi sembra... rispetto al fatto che abbiamo dei problemi societari, mi sembra l'unica persona che può superarli e andare oltre sul piano del campo. Livio, tu chi voteresti? Io da qualche anno sono fautore dell'idea che dobbiamo iniziare una nuova strada, e quindi tutti quelli che c'erano, bravi, meno bravi, però grazie, ma dobbiamo iniziare una cosa nuova. Quindi, anche se in valori assoluti mi piace più Conte come allenatore, io in questo momento opterei per Motta. Luca Monblano e poi Romeo. L'esito ti sta sorprendendo, Massimo? No, assolutamente no. Luca, no. Ma lo sapevo che era così. No, io devo andare 15:10 in punto, devo salutarmi. Ciao! Però vota il sondaggio. No, stasera passo dal mister, passo dal bar. Però vota, dai, vota! Vota, Conte o Motta? Io ho votato con l'app, ciao. Ma che mi frega? Sì, allora non facciamo la trasmissione. No, se n'è andato, no, vabbè. La vergogna, ragazzi, la vergogna. Romeo, tu? No, io voto Thiago Motta per quello che diceva Livio, e perché mi piacerebbe tornare a vincere con uno degli eroi del triplete. Ma vattene a fare. Stanno 60 a 40. Livio, io non sono contento di te. Non so più come. Ma neanche io sono contento di me, però per varie cose che non siamo. Ma scusa, ho letto su TV Blog, ora vi leggo tutto quello che è Livio Gigliuto dall'articolo. Aspetta. Ma 60 chi? Volevamo smettere con questa cosa. 60 a favore di? Ma 60 Motta. Ma è ovvio, oggi la gente c'ha voglia di Motta. Non lo sapete che fanno. Allora, TV Blog, chi è l'uomo del 100% dei sondaggi di 100% Italia? Tra vita privata, moglie, Instagram, età, lavoro, figli, curiosità, libri, data di nascita, l'uomo dei sondaggi. Tra poco vi leggiamo un pezzo della vita di Livio Gigliuto. Allora, vabbè, 60-40 non è 70-30, ma ragazzi io voglio 53-47. Giancarlo e Romeo, voglio che mi facciate un 53-47. Trovatemi qual è il 53-47, oppure mettetemi 3 opzioni, di cui almeno le prime 2 sono molto... No. Anche se vai, Giancarlo, io vado, neanche ti ascolto, aspetta e preparo. Chiesa da vendere o da tenere? Chiesa da vendere o rinnovare? Rinnovare. E chiaramente rinnovare vuol dire a prezzi abbastanza alti, ma è Federico Chiesa. Non vendere, rinnovare. Vado, non do il mio commento e sono partito. E qua facciamo partire ancora Livio. Cosa? Che devo fare? Vendi rinnovi. Chiesa da vendere. Allora, io in questo momento non... Sai come funzionano i sondaggi, Livio? Scusa. Siccome mi stai chiedendo come funziona, devi rispondere una delle 2 opzioni. Ma... Certo, non sanno rispondere, non l'hai messa. Non sanno rispondere, non l'hai messa, quindi mi hai messo in grave difficoltà. Perché non sanno rispondere, va sempre messa nei sondaggi. Guarda, io ti dico, io sono molto deluso, ma più che altro da quello che vedo, a parte in campo, perché poi può capitare le fasi, non vedo particolarmente, diciamo, bene la persona Federico Chiesa in questi anni, cioè non lo vedo particolarmente a fuoco, la persona intesa naturalmente in senso sportivo, cioè nel senso non vedo che lui è parte di questo progetto in maniera solida, mi sembra che ne sia parte se gli vengono date delle cose che in questo momento chiede, il ruolo, il rinnovo,
un certo rapporto all'allenatore, un altro allenatore. Del Piero, per fare un paragone ovviamente alto, ha attraversato varie fasi, non era sempre contento, Massimo, come sai bene, no? Nel periodo di Capello sicuramente non era il più felice al mondo, ma non per questo metteva in discussione la sua presenza alla Juve. Io mi aspettavo questo tipo di atteggiamento da Chiesa, quindi in questo momento sarei più propenso a cambiare, mentre penso che, diciamo, altri giocatori farebbero meglio altrove, non sono convinto che Chiesa, tra l'altro, farebbe meglio altrove. Ragazzi, io devo dire una cosa, sono molto fiero di Giancarlo, vediamo se non mi tradisce alla fine degli ultimi secondi, ma sono molto fiero del mio amico scrittore Giancarlo Liviano d'Arcangelo, sono molto fiero, aspettiamo gli ultimi secondi, poi Romeo voglio su Chiesa. No ragazzi, sono estremamente fiero, lo state vedendo come va? Grazie. Ragazzi, è finita, 50%, 162 voti e 50%, no, 50% rinnovare, 166 voti, 50% vendere, 165 voti, cioè, un decimale però, un voto in più. Quello è inevitabile, più di così non posso chiederti, un voto di differenza, cioè io più di così non posso pretendere da niente. Lo assumi Giancarlo Livio? Pensi che possa essere utile? No, che lo assumi, so che insomma sono già avviati dei discorsi e io sto cercando delle altre sistemazioni. Ragazzi, cioè questo è imbarazzante, però questo Romeo, ora dacci il dato invece sportivo, cioè dacci il dato al di là delle battute sui sondaggi. Poi abbiamo la community completamente divisa su Federico Chiesa a rinnovare e vendere. Non so, siete divisi su tutto, siete divisi su Allegri, siete divisi su Chiesa, ma vergognatevi! Siete lo specchio attuale della Juve, divisi a parte su tutto. Su Allegri vince il 78% di cambiare, penso, 80%, quindi non sono così divisi. Dimmi Romeo, questa cosa di Chiesa cosa ti dice? Ti dice Chiesa in calo nella popolarità tra i juventini, che c'è, non lo so. No, dice che quando ci sono le stagioni mediocri mettiamo in discussione tutto e tutti. Perché ho capito il discorso di Livio, però io prima di privarmi di Chiesa ci penserei bene, perché è uno dei pochi, insomma, campioni di questa rosa. Poi è vero che post infortunio il rendimento è andato in un'altra direzione e per questo, essendo un po' il discorso, la battuta, la provocazione che ti facevo prima con Weah, Locatelli, cioè io darei l'annata quasi finale a Chiesa in un altro contesto tecnico-tattico, con un altro allenatore, giocando col tridente, ma io farei questo passaggio anche per poi togliere alibi ai giocatori. Attenzione, non può passare il messaggio Allegri il male della Juve, però siccome siamo in questa situazione, secondo me è più semplice cambiare allenatore anziché 13, 14, 15 giocatori, soprattutto in questo quadro economico, e quindi Chiesa mi piacerebbe vederlo con altro tipo di richiesta tecnico-tattica. Poi ragazzi, ci offrono dei soldoni, è un altro tipo di discorso. Quindi io sarei Scusami, no Romeo, mi era venuta una domanda, ma perché ovviamente diciamo è goloso averti qui. Ma e quindi poterti fare una domanda, ma per te quant'è tanto? Cioè quant'è un'offerta? Dice oddio, sono arrivati qui, mi hanno chiesto Chiesa, io gli ho detto X e mi hanno detto ok. Quant'è X che ti fa dire beh, non puoi che venderlo? Io al momento, questa è una grande domanda che mi faccio spesso anche con Luca Fausto Momblano, io dico 50. Ma voi vi sentite Romeo spesso con Luca? Purtroppo sì, ma noi abbiamo attaccati, lo sai, no? E parla lui 38 minuti su 40. Lui parla sempre, io annuisco, e poi è molto enigmatico nelle sue risposte, critico. Però io su Chiesa, a parte che la notizia è che anche i contatti degli ultimi giorni stanno portando sempre di più a una direzione cosiddetta ponte, cioè estendere il contratto fino al 2026 e provare, no? Ha un senso per me. Secondo me ha un senso, sì, perché non è la stagione dove devi vendere Chiesa, cioè per quello che ha fatto Juve, che ha fatto lui, cioè non ci faresti, secondo me, i soldi appartenenti al valore reale tecnico del calciatore. E poi io continuo a pensare, magari mi sbaglierò, che il discorso Chiesa, nascondiamoci, il futuro di Allegri sarà determinante, ma non per una questione di rapporti tra i due, che comunque uno ha sempre cercato di andare incontro all'altro in termini di professionalità, ma proprio di assetto tattico, cioè di richiesta.
Juve-Genoa, Chiesa sbaglia un paio di movimenti e al quindicesimo Allegri si volta e inizia a far scaldare il Diz. È un punto di non ritorno, secondo me, a livello tecnico-tattico, tra i due. Quanto, però non c'è detto quanto. Ho visto un bel sondaggio di Zamblano mentre voi parlate, ora però te lo rifaccio. Mercato stellare con Allegri o risparmio ma con un nuovo allenatore Motta Conte? Qua chiaramente bello. Chi vuole la conferenza. Bello, ma finisce Allegri. 70-30. Per? Il cambiamento. Ah, non lo so, mercato stellare con Allegri o risparmio Motta Conte, premesso che chi vuole il rinnovo di Allegri ovviamente si trova un'opzione facilissima, cioè mercato stellare con Allegri che è perfetta per lui, però la mettiamo, allora dai, così, siccome tanti hanno voglia di cambiamento, noi facciamo questa domanda. Ma continuiamo, Romeo, però la cifra qual è? In effetti ha un anno di contratto, se lo vendi quest'anno non viene da una grande stagione, però è Federico Chiesa, non puoi venderlo a 24 milioni. E soprattutto Chiesa mi sembra il classico giocatore che decide lui dove andare. Cioè, non è che gli dici vai a Aston Villa. No. La scorsa estate è l'unico club, l'ho già detto più volte, scusate se sono ripetitivo, che si è fatto vedere dalle parti di zona Chiesa è stato l'Aston Villa, che aveva pronto un'offerta ufficiale importante, ma evidentemente la destinazione non convinceva il diretto interessato. E io non credo che a Chiesa tu dica vai in Arabia. Ma va! Quindi. Però Romeo, secondo te invece quella è la cifra che daresti tu, no? Cioè che accetteresti tu, ma secondo te la Juve in questo momento per quanto si siede al tavolo? Secondo me... Non dico accetta, si siede, dice ok parliamone perché... Estremizzando un pochettino, diciamo, le tempistiche, si dovesse arrivare un anno dalla scadenza, no? Senza il contratto rinnovato? Io penso che più di 30-35, non so quanti... perché più passano i mesi e più il calciatore è il coltello a parte del manico. Giancarlo, guarda cosa avete creato con questo clima che avete nei confronti dell'allenatore, che il 73% della gente, come diceva Romeo, il 73% vuole un mercato a risparmio e quindi un centrocampo con Miretti, Alcaraz, anzi no, non possiamo permettercelo, McKenny e dietro Gatti, Rugani e forse ritorno in house, non possiamo permettercelo, e rinunciare a un mercato stellare pur di avere Thiago Motta al posto di Allegri. 73% degli juventini non vuole un mercato stellare pur di dire Allegri out. Giancarlo, un tuo commento. Ma guarda, io non sai come la penso in questo caso. Penso che di fronte a una situazione del genere considerare tutti i tifosi della Juventus come cattivi oppure, come dire, influenzabili dal clima non sia un'analisi corretta. Io credo che tanto del desiderio di cambiamento arrivi anche dal personaggio, da tanti atteggiamenti dell'allenatore, da un certo tipo di posto. No, ma tu stai parlando del perché la gente vuole cambiare allenatore, questo lo sappiamo, e io ho detto che io cambierei, quindi non siamo dalla stessa parte là. Io ho detto, no, ma se oggi mi dite la Juve prende un super difensore, un super centrocampista, un super attaccante, mercato stellare si intende questo, oppure rimane così ma cambio allenatore, ma io dico, ma bisogna essere strani per fare il 75% con rimanendo così, però ragazzi ognuno fa quello che vuole. Ma sai, forse la verità è che questa opportunità della Juve stellare ci sembra fantascientifica, anche se... Vabbè, il sondaggio è questo. O Cirne, ragionare prima di scrivere un messaggio. Ocirne, ragionare, io cambierei allenatore, quindi Ocirne, la prossima volta prima di scrivere dici, aspetta un attimo, scrivo questo messaggio provocando Zampini, però aspetta, fammi pensare bene, ma lui ha detto che lo vuole tutta la vita, Allegri oppure no? No, lui ha detto che cambierebbe, no, cancello la bozza e gli scrivo un'altra cosa tra poco. Facciamo così come mozione d'ordine tra poco, Ocirne, che dici? Può essere un modo di procedere che ci può piacere? Dimmi, Romeo, come te lo dico? Livio, tu cosa avresti votato a questo sondaggio? Beh, io credo più nel ruolo del mercato. Cioè, io vedo giocare la Juve, vedo alcuni giocatori che forse giocherebbero meglio con un altro allenatore, sicuramente sì. Vedo in generale però giocatori che mi emozionano poco, mi appassionano poco, e quindi se dovessi scegliere, sceglierei... Ma ti posso dire un'altra cosa? Ma sai perché io sceglierei di cambiare i giocatori? Perché i giocatori comunque restano. Poi l'allenatore l'anno dopo lo cambio, ma intanto mi prendo 3-4 grandi giocatori e poi magari fra un anno li faccio allenare da un altro. Romeo, quindi intanto mi porti grandi giocatori e poi l'allenatore si vede. Ragazzi, Romeo, che avresti,
Ciao Livio Gigliuto, grazie. Livio! Su TV Blog, la tua storia, ricordiamocelo ragazzi. Su TV Blog, cercatelo ragazzi, tutti i suoi libri, poi ha guidato il marketing territoriale della città di Catania, poi collaborazioni con Rai, Rai News, Radio Rai, Sky TG, La 7, Repubblica, Sole 24 Ore, Corriere della Sera e Foglio di 24, ha un profilo Instagram, Livio Gigliuto, che oggi conta oltre 3.000 follower. Noi vorremmo che diventasse 10.000 Livio Gigliuto, ciao Livio. Ciao, Livio, grazie mille, Livio Gigliuto, grazie, ti guardiamo anche su TV8, grazie mille, Livio. No, Romeo, scherzi a parte, Giancarlo ha spiegatoci l'insofferenza, sì, che sì, ormai ha dato una spiegazione perfetta, perché lui dice magari poi Allegri tra un anno cambia, intanto i giocatori, no, io sono coerente e secondo me sarebbe meglio cambiare l'allenatore. Però dici anche a costo di un mercato deficitario. Sì, sì, ma anche perché credo che adesso, a parte il sondaggio... il sondaggio era un gioco, certo. Non è che noi possiamo quest'estate fare follie, si dovrà vendere bene, dovremmo puntare un po' sui giovani, prendere qualche parametro zero, e proprio per questo motivo credo che anche fisiologicamente siamo in una fase in cui cambiare l'allenatore è più facile rispetto a dover cambiare troppi interpreti con il portafogli non pienissimo. No, certo, infatti la domanda era provocatoria per questo, cioè è chiaro che a parità di mercato vince l'85% di gente che cambierebbe allenatore, ne sono convintissimo di questo, mi sorprende, ero convinto fosse un sondaggio più equilibrato perché la gente c'ha pure voglia, credo, di vedere un po' di fuoriclasse in questa squadra. Invece e per ora ti direbbero, sì, ma tu mi prendi Cop Manners, poi giochiamo così, lo metti nelle mani di Allegri, no? E questa è la roba che leggo sui social. Dovevi fare i nomi, se avessi messo Mbappé... però Mbappé non sarebbe stato onesto. No, mercato stellare secondo me avrebbe voluto dire un ottimo difensore, un ottimo centrocampista, ecco, del genere Cop Miners, non del genere che rubo Bellingham al Real Madrid ovviamente, e un ottimo attaccante. Mentre l'altra campagna acquisti, qual è, Romeo, la campagna acquisti che stai immaginando oggi realistica della Juve? Non tutti i nomi, ma ti dico cosa. No, sto immaginando un centrocampista forte, un paio di parametri zero e poi capire cosa succede con i macroteni Bremer, Vlahovic. Ad oggi io credo che non ci siano certezze sul fatto che Tizio o Caio rimangano alla Juve al 100%, tutto farà differenza in termini di offerte, e quindi se arriva una grande offerta per X puoi accettarla, reinvestire su altri profili e ci attende un'estate simile. La Juve non ha oggi, per esempio, il budget, non secondo me, non ha il budget per andare a Bergamo e prendere 50 milioni Cop Miners. Un esempio. Ce lo ha se dai su lei. Esatto, quindi cosa significa? Che devi lavorare prima in uscita e poi andare a vedere la rosa, però ci sono tante variabili. Arrivasse il Thiago Motta di turno, no? E magari ti dice, perché c'è, io Barrenechea ci voglio puntare, dico una cavolata, a quel punto hai un centrocampista in meno da acquistare, arriva e ti dice, sai che c'è, io mi accontento anche che tu non mi faccia mercato ma che mi tieni su lei. E ci sono delle dinamiche che oggi noi non possiamo prevedere a fine marzo. Io lo faccio questo sondaggio che mi hanno proposto, che mi ha proposto l'ottimo Cash 90, presidente del futuro, è un gioco ovviamente, ve lo annunciano domani, annunciano Michel Platini, annunciano Alessandro Del Piero, 2 minuti da ora. Chi vota? Giancarlo Liviano. Sta sfuggendo di mano questa situazione dei sondaggi. Senza oggi. Voterei comunque Del Piero, anche se Platini per me è un mito assoluto e secondo me è anche un profilo da dirigente perché l'ha già fatto ad altissimo livello, ma voterei comunque Del Piero per una ragione generazionale. E Romeo, tu cosa voteresti come gioco? Però... Io voto Alessandro Del Piero perché sono figlio di quegli anni quando mi sono avvicinato alla Juventus, è impossibile per me non votare Del Piero. Credo che poi avrebbe anche, no, a parte lo standing, ma il profilo per ricoprire eventualmente quella carica istituzionale. Detto ciò, quando io penso ad Alessandro Del Piero dirigente penso a una sorta di Paolo Maldini, cioè uno che non viene qua a fare la figurina, bensì che vorrebbe potere decisionale, incidere, però tra i due, figlio di un'altra generazione, dico Alessandro Del Piero nel rispetto di un mito qual è Leroy. Io dico, non so, per me il mito Platini è troppo, però appunto anche io, perché da piccolo ero quello che era per Romeo, da piccolo Del Piero, che poi è stato per me
più grande, più adolescente o più grande, da piccolo era Platini, non so, immaginarlo là mi emoziona, però pure Del Piero non è che mi piacerebbe. Mi è piaciuto questo sondaggio però di Cash 90. Vince, miei cari, vince, lo sapete chi vince? Vince Alessandro Del Piero con è veramente equilibratissima, ragazzi. Pensavo meno. Cosa? Pensavo che fosse tipo 70-30 per Del Piero. No. Io pure. Sta vincendo Michel Platini. 51-49 per ora, 10 voti di distacco, un sacco di gente sta votando, 400 persone quasi, 350 di più. Ragazzi, siamo a 8 voti, 7 voti di distanza, ha vinto Michel Platini. Curioso questo, Bello. Abbiamo follower, abbiamo una community anche. Vabbè ragazzi, non dovete votare tutti, il sondaggio è normale, no? Anche quando si fanno i sondaggi vota una parte, un campione si dice. 300 su 2000 non è pochissimo, comunque è più di un 15% che vota. Giancarlo, che dici? Cosa trai da questo? Beh no, che secondo me c'è un pubblico, appunto, secondo me l'osservazione generazionale, vuol dire che ci sono tanti over 40 che seguono. Dal mio punto di vista, perché altrimenti è difficile, perché nel 2000 collocare Platini. Oggi ha fatto proprio brutto Zampini prima, lo confermo. Cosa? No, prima la risposta che hai dato a uscirne. Ho solo suggerito un metodo, l'avevo già suggerito a un altro amico su Twitter la prossima volta. No, semplicemente un metodo semplice. Sentire quello che dice una persona da settembre, tra l'altro io vi anticipo. Sì, devo dire, no, ancora prima, dalla vigilia di Udinese Juve. Come andrà e come deve andare, a fine anno, secondo il mio parere, ripeto, pur se non prendo Allegri come capo espiatorio, ma per me bisogna cambiare allenatore e se lo deve scegliere la nuova società, il nuovo allenatore. Lo dico da circa un anno, ma tanto qua, lo sappiamo, se tu non dici preferisco buttarmi sotto un ponte ma Allegri out piuttosto che vivere alla grande, ma lì sei un allegrano. Quindi ragazzi, posso dirvelo, peggio per voi. Allora tanto, ma siete preoccupati per Lazio Juve? Parliamone un attimo. Cioè, scusa, si può non essere preoccupati per Lazio Juve? No, io figurati, perché parlavo l'altro giorno, uno mi ha chiesto, ma ho fatto il mio ultimo video su YouTube, quanti punti può fare la Juve tra queste prossime tre gare in campionato, che sono Lazio-Fiorentina-Torino. Lazio-Fiorentina. Io oggi appunto ho detto 5 punti buoni. No, sarebbero buoni. Non dico che firmo, perché non firmo per fare 5 punti, però 5 punti nella mia tabella Champions. 5 ci sta, ci siamo a buon punto. Mi hanno guardato come dire... Come 5? Gli ho detto, guarda che rischi di farne anche uno magari, o due. Ma Giancarlo, li firmi 5 punti in 3 partite o dici no, è il momento di rilanciarci? Beh no, dai, ovviamente non firmerei, 5 punti comunque sono un bottino accettabile su cui in questo momento non mi sento di disputare sopra, diciamo così, però io parto da un presupposto che le partite peggiori della Juventus in questo ciclo brutto sono state quelle con le squadre sulla carta più deboli, mentre invece con Lazio, con Napoli e Atalanta, che erano due partite sulla carta molto più difficili, abbiamo espresso delle prestazioni molto buone che devono portare, secondo me, ha un pochino di punti maggiore, quindi questo mi lascia un pochino fiducioso. Io credo che insomma, si possano vincere almeno 2 partite su 3 di queste. Io ho l'impressione che non abbiate capito bene il momento, sono un po' con Romeo, ma vedremo ragazzi, ovviamente, però io non considero scontata neanche una vittoria delle 3, Juve-Fiorentina, Toro-Juve, Lazio-Juve, in mezzo c'è la Coppa Italia. Però certo ragazzi, capisco pure che un po' di ambizione e ci porterebbe a sperare di più. Qualcuno ti chiede, Romeo, ma doppia sconfitta con la Lazio è esonero? Raga, come sempre non è che posso prevedere il futuro. No, per me no, lo stesso, perché io devo dire la verità che quando ho provato a verificare nell'immediato post pareggio Juve-Genoa ho subito trovato smentite categoriche, neanche il pensiero hanno avuto per un secondo di eventualmente allontanare Allegri, quindi ti dico di no. Però aggiungo, prima o poi ci sarà una fine, no, in questa sorta di crollo. Cioè, prima o poi dovrei dire, questo è troppo. Speriamo di non doverlo vedere, cioè che di ottenere subito magari dei risultati che possano rilanciarci, perché se dovessimo
riattaccare la spina e vedere le stesse cose che abbiamo visto pre-sosta, allora significa che è proprio tutto, ma tutto, tutto saltato in aria. Invece posso inserire un tema? Vai. In una bella live di Monblano dell'altro giorno, qualcuno aveva fatto il paragone con le situazioni di Barcellona e Bayern Monaco, che avevano avuto dei momenti di crisi simili un pochino a quelli che aveva avuto la Juventus in questo periodo in campionato, e nel momento in cui le società hanno annunciato che il rapporto con l'attuale allenatore si sarebbe concluso a fine anno, le situazioni sono onestamente migliorate. Secondo voi è una casualità o è un tipo di situazione che anche la Juventus in qualche modo, nel momento in cui i giochi fossero fatti, dovrebbe prendere in considerazione? Allora, voglio Romeo, però prima ti dico una cosa, che c'è un precedente illustre alla Juve, che è quello di Dino Zoff. Non tanto quello di Lippi, dicono tanti, Dino Zoff, e la Juve migliora nettamente dal momento, perché però lì è ogni situazione è diversa, quindi io fatico a risponderti. Perché i giocatori mostravano, era una squadra non fenomenale, che però si era legata tantissimo all'allenatore, che era una leggenda, e quindi era molto arrabbiata e ha voluto dimostrare l'amore, quanto credeva in lui, in Dino Zoff, e il gruppo era completamente granitico. Batté il Milan 3-0 a marzo con Rui Barros e compagnia, che irridevano il fuorigioco fatto dal Milan, ed era una squadra appunto con Rui Barros, stella principale, Schillaci e compagnia. Vinci due coppe con una squadra non da due coppe, una la vinci a San Siro col Milan con gol di Galia, e là ti ha aiutato. Là ti ha aiutato, era molto triste quel finale di stagione, perché la gente pensava perché stiamo cambiando, però fu granitico come la squadra si strinse intorno a Zoff. Non sono sicuro che questa squadra abbia il cuore, l'affetto, il tutto nei confronti di Allegri, nei confronti della maglia, scegliete voi nei confronti di cosa, per fare due mesi folli a 2000 all'ora, se hanno il cambio di allenatore, sapendo che non sarà più lui. Però io non sono contrario, Romeo, sono professionisti, se cambiamo a fine anno devi giocare a calcio, eh? Non è che... Romeo, dimmi. Allora, io credo che a livello culturale, calcisticamente parlando, non siamo pronti, anche se sarebbe bello se così fosse, perché se a me dicessero, senti, da domani non c'è più Allegri, non è che mi cambierebbe il mondo, anzi, magari mi sentirei da calciatore un po' più responsabilizzato per cercare di chiudere nei migliori modi la stagione. Io dovrei alzare ma anche, no? Cosa? Sì. Egoisticamente, diciamo. Sì, perché poi anche per gli stessi calciatori non ci sarebbero più alibi. Devo dire che da questo punto di vista all'estero, in confronto a noi in termini di pensiero, sono dei giganti, perché sappiamo già che da settimane Tuchel andrà via, e comunque il Bayern, anzi, si è ripreso in Champions, ormai in Bundesliga non ce la fa più, ma ha iniziato a vincere. Klopp, il Liverpool si sta giocando trofei importantissimi e nessuno dice alcunché. Xavi, da quando ha detto che va via, il Barça è migliorato notevolmente. Quindi io sono totalmente d'accordo con te e spero che prima o poi la si possa vivere questa situazione. Ma è un problema, secondo me, più mediatico. Cioè, ai tifosi, se io dici oggi, anzi, qualcuno probabilmente sarebbe anche contento, no? Però noi inizieremmo a parlare H24 del futuro della panchina, del futuro di Allegri, retroscena su come mai sia... Però non lo facciamo lo stesso, Romeo! Lo facciamo lo stesso, ma con sfumature differenti, a mio modo di vedere. E poi alla base di tutto c'è sempre, secondo me, la forza societaria. Cioè, una società forte può fare queste cose. E in questa fase io credo che la Juve non sia ancora così forte per potersi permettere una mossa così, no? D'impatto. Però ti dico anche una cosa, Romeo, è un po' vabbè, finirà così, cioè andranno avanti fino alla fine senza dire niente, è anche uno stillicidio il pensiero che questo sarà il tema senza risposta per settimane. Attenti, no, attenti, no, tu sentirai le stesse parole di Allegri in ogni conferenza, certo. E le stesse parole di Giuntoli. Esatto. Esatto, tu vedrai, interpreterai un sopracciglio di Giuntoli un giorno, così, e parleremo 12 ore di una frase, Allegri si arrabbierà per però, un... Però sono curioso di sentire un po' le parole di Allegri, nel senso, perché questa domanda gli verrà fatta sicuramente, ovvero, non il tuo futuro, sei stato contattato dalla società per iniziare a parlare, no, di quello la che... La farai tu questa domanda?
potrebbe anche essere. Adesso ultimamente in conferenza sto andando poco perché ho altri sto seguendo altri progetti per insomma, anzi stay tuned. Comunque ti seguirò. Questa sì. Cioè, e lui là, ti ricordi quando aveva detto in una conferenza sia chiaro a tutti, io l'argomento futuro non l'ho ancora affrontato con la società. Quindi ora giunti praticamente ad aprile è il fatto che magari Allegri possa dire no, io non ho ancora parlato del futuro con la società, non sono stato interpellato, per me quella diventa la notizia. Anche se lui aveva un altro avvocato? Non ho capito, scusa Livio. Anche se lui è uno di contratto? Sì, perché io credo a tante cose, ma non penso proprio che Allegri possa partire in scadenza. Cioè non sarebbe gestibile a livello di piazza, a livello di calciatori. A livello mondiale del club, diciamoci pure questo. No, dai, però lì la puoi anche un po', no? Pare che siano delle proroghe. Però... Sì, vabbè, dai, su. Cioè, secondo me, dal momento che tu tieni un allenatore a un anno alla scadenza e non gli rinnovi il contratto, significa che non credi più in lui. Automaticamente. Pure secondo me. Io ti dico, Romeo, però a questa domanda io immagino sempre le risposte alla tua domanda, che è giusto fare. Penso che Allegri risponderebbe, ora ci abbiamo da, io sono a disposizione della società, ora ci abbiamo da pensare a fare punti Champions, sì. Siamo qui, tutte e due abbiamo i nostri numeri. A meno che non sia giunta l'ora di mandare messaggi diretti alla società. Di recente mi pare che lui abbia detto proprio quello che diceva Massimo, cioè ha detto non è, in questo momento il rinnovo non è un problema, non è il focus. Però anche quella volta quando aveva detto che sia chiaro a tutti, non ho parlato del futuro, la società quando deciderà il futuro della Juventus me lo farà sapere, testuale, l'avevo vista che poi la famosa giornata in cui un'oretta dopo Branchini interviene a Radio DJ, quella giornata lì. Sì, totalmente fuori luogo dal mio punto di vista. Però, raga, ormai siamo al dunque, Cioè, aprile inizia a essere il mese... L'hai detto all'inizio, ti aspetti che pian piano capiremo. Culturalmente mi piace. Mi piace? Giancarlo, scusa, culturalmente? Giancarlo. Dicevo, culturalmente mi piacerebbe molto che ti creare le condizioni per annunciare anche due mesi prima, perché comunque sarebbe una forte scossa, secondo me, per la squadra e toglierebbe molti ali per i calciatori, no? Marco G si pone un... poterlo... Marco G... Fare sarebbe molto tentato. Marco G osa allargare il campo non sapendo cosa gli diranno d'ora in poi, provando a ipotizzare perfino che qualche giocatore possa non essere pronto per una cosa del genere. Non ti azzardare, Marco G, se no stai difendendo Allegri, no? Giocatore, società, tutto perfetto, è solo l'allenatore che non va, no Giancarlo? È così, no? Sono tutti. No. In questa trappola non ci casco. Senti, no, però è vero, un discorso serio quello di Rio. Per questo prima ho detto, quella squadra là, l'89-90, non era di fenomeni, ma era una squadra che ha dimostrato veramente carattere, e soprattutto in quella fase. Mi dici, questa mostra lo stesso carattere? Boh, forse sì, forse no. Romeo, c'è un altro tema, secondo me, che poi... Poi, ragazzi, dobbiamo fare qualche... Scusa, Max, ma dobbiamo fare anche qualche vittoria, perché è chiaro che negatività trae negatività. Se già l'argomento è quello, più perdi, più non vinci, e più, no, con toni funesti affronti quell'argomento. Quindi, a una certa... cioè, si deve invertire anche un po' il trend, perché se fai una vittoria nelle ultime 8, è normale che poi dalla panchina se ne parli in un'unica maniera. In generale dell'operato dell'allenatore. Ma io dicevo una cosa, poi c'è un tema, anche quello mi annoia perché dopo un secondo siamo su Allegri e non Allegri, mentre è molto più ampio, che è veramente questa cosa dei giovani del Barcellona. Cioè ieri Cubarsí esordisce, mi pare, in Spagna e Brasile, o sbaglio? Sì. Ragazzi, il fenomeno. Ragazzi, 17 anni compiuti un mese fa, due mesi fa. 17 anni compiuti due mesi fa. Anche al di là di Yamal e tutto, che sembra un super fenomeno, ma anche lui poi vedremo, a 16-17 anni giocano così. Io vi chiedo, provando un attimo a uscire dall'eterna diatriba solo Allegri non Allegri, veramente quanto siamo lontani da questo? Siamo lontanissimi, no? Però, non voglio tirare fuori Allegri, però se Allegri poi fa quel passaggio di Atleti che dice 26-27 anni, no? La maturazione massima.
No, cioè tu dici che invece, no, cioè tu dici che nelle altre squadre italiane invece i sedicenni, i diciassettenni, cioè io ho visto 2 minuti di Camarda e sembrava fosse l'episodio più incredibile della storia. C'è da dire che noi il livello di Cubarsì, di Yamal è ancora non tanto vicino, non tanto la Juve è quella che ha i giovani più talentuosi. Hauser, nell'intervista che rilascia, mi pare la Gazzetta della Nazionale Spagnola, Under 21, lui dice: per me l'età non conta, se sei forte, giochi. Hauser, classe 2005. E Hauser ha fatto questa scelta, è andato a Roma, eccetera, eccetera, un po' gioca. E... il Diz, classe 2005, uno dei migliori 2005 al mondo. In nazionale è titolare. O comunque gioca molto. Quindi, secondo me, è un problema anche qua culturale. Finché continuiamo a sostenere che i giovani fino a 26-27 anni non hanno quella maturità, allora non la cambierei. No, mai. Però ti chiedo, io perché ho detto senza Allegri? Se tu pensi che il tema sia Allegri, fai benissimo a dirlo, anzi, io lo dicevo per dire che ho visto la Juve, la seguo da quando ho 6 anni, e ho visto Del Piero a 18. Cioè, è chiaro che il 17enne, Buso, è chiaro che il 17enne, Renato Buso, Buso a 16 anni ho visto con la Juve, Renato Buso. Forse non era neanche quello giusto. Sì. È chiaro che il 17enne, proprio per una questione anagrafica, non può avere l'esperienza e la maturità del 26enne, 27enne. Ma se sei forte, giochi. Cubarsì non ha fatto toccare palla a Osimhen al debutto in Champions. Non gli ha fatto toccare palla. Perché se sei forte, sei forte. Fortissimo, la partita l'ha impressionato tantissimo. Però posso dire che secondo me è proprio veramente un tema culturale che riguarda proprio il calcio italiano. Non soltanto... io questo pensavo, anche io penso così. Nel senso che secondo me c'è un'eccessiva pressione sul risultato, per cui poi lo vediamo anche in casa nostra con Miretti, che comunque qualcuno dimentica che è un 2003, e quindi a me arrivano i messaggi tutte le volte che Miretti gioca male, come se fosse un brocco. No, bisogna anche dare la possibilità ai ragazzi di essere in qualche modo non totalmente continui, no, nelle prestazioni, anche perché loro probabilmente non sono molto continui, soprattutto perché c'è una grande pressione su di loro. Io credo che in Spagna o in Olanda o in altri campionati dove il calcio è vissuto in una maniera anche un pochino più giocosa di come è vista in Italia, le pressioni su di loro siano molto meno forti, anche in club importanti come il Barcellona. E noi dobbiamo cambiare mentalità, perché noi dobbiamo andare sempre verso un concetto che includerà maggiormente il discorso giovani, sostenibilità, nel momento che noi non possiamo permetterci di competere per giocatori che valgono 60-70 milioni, che vengono accostati poi al club della Premier e li hai persi. Dobbiamo fare questo sforzo che dicevi tu, Gian, cioè dobbiamo accettare maggiormente gli errori, anche munirci maggiormente di pazienza, ma puntare sempre di più col giusto mix, perché non è che puoi fare una squadra, no, tutti i 2005, di 2006-2007, ma deve aumentare la produzione e l'inserimento di questi ragazzi, anche perché ti creano valore. Raga, chi sono quelli che hanno mercato di proprietà della Juve? Sulè, Hausen, il Diz, Ealing, non è che ti vengono a chiedere Szczęsny che prende 7 milioni, ti hanno chiesto quest'estate Alexander che prende 7, cioè sono quelli che hanno mercato. Diventeremo un nuovo Borussia Dortmund? Non lo so, spero di no, spero di che comunque ciò basti per quantomeno competere in Italia e fare qualche bella cavalcata europea, ma noi dobbiamo in primis, proprio noi in termini anche di Juve, continuare a puntare su questo argomento. Però per esempio qualcuno dice Dortmund, Ajax, in realtà no, ma basta vedere il Barcellona, che è una società che mette continuamente dei giovani importanti nell'undici titolare. Poi ovviamente lì c'è anche una caratteristica legata al territorio che è molto importante, però non è vero che si diventano Borussia Dortmund o Ajax. Io sono convinto che sia sicuramente, le frasi di Allegri sono sempre particolari, ma io non le ascolto mai troppo, giocatori e allenatori, questa cosa che poi ci sia l'età in cui tutti maturano allo stesso modo, cioè io non la penso per niente così. Però sono d'accordo con Giancarlo, secondo me è un problema che prescinde, ma che va allargato. Cioè io ripeto, quando ho detto che la Juve ho visto solo Buso, secondo me sotto i 17-18 anni, io ho visto solo Buso in 100, io ne ho visti 40 anni di storia. Renato Buso, ora ditemi se mi sto scordando qualcuno prima citava, però, e ti dice Ken a 17 anni l'ha fatto dire proprio Allegri, quindi le regole non ci sono. Però da noi 2 diciassettenni in un ottavo di Champions noi non li metteremo mai. Non li metteremo con Allegri, con Motta, con Conte. Io ne sono convinto. No, questo non lo puoi dire. Questo non lo puoi dire. Per la storia dice questo. Per ora. Cosa?
mancavano molti giocatori al Barcellona, non so se una rosa completa sarebbero partiti. Sì, ma ha tenuto in panchina Sergi Roberto, faccio un esempio, ora non so neanche se il ruolo fosse... Cioè, tu metti, allora, noi metteremmo il vecchio esperto che la partita di Champions se ne è fatte 2000, e poi semmai Yamal, ora dico a caso, i ruoli, oltre dagli ultimi 20 minuti, io di questo sono convinto. No, a me mi sta impressionando, troppi. Cioè, due 17enni in campo nel Barcellona, poi nella Spagna, poi... Ragazzi, allora niente però. Fortissimi. Allora, io ho un paio di domande che ho messo da parte, Romeo, me le tengo ora. Chiederei a Romeo e Luca, vabbè, Romeo, che mercato farà la Juve? L'abbiamo detto ieri, sarà basato sull'allenatore o sarà come sempre a prescindere da esso, secondo te, Romeo? Ma io credo che poi la società faccia sempre la società e porti avanti le sue idee. È ovvio che ti devi confrontare con l'allenatore. Se ti chiede un centrocampista mancino, non me lo prendi destro. Poi, storicamente, io non ho ricordi di una Juventus che abbia preso Tizio Caio in quanto indicati dall'allenatore. E devo dire che a me a gennaio non è dispiaciuto come si sia mossa la Juventus, nel senso, mi spiego meglio, in termini di nomi, perché se devo andare a spendere 3 milioni per Bonaventura vado a puntare su Alcaraz, poi andrò a rivisitare magari, se mi è piaciuto il ragazzo, la struttura dell'accordo, Jalò per andare a iniziare a pensare anche alla prossima stagione perché ritengo che abbia le qualità per sostituire Alessandro. I nomi fanno capire come comunque il concetto sia quello, sostenibilità, prospettiva, no? Evitare di accollarti ingaggi per impattanti per over 30, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi io mi aspetto che la società continui a portare avanti questa politica, poi ovvio che se cambia allenatore e ha un certo tipo di idea tattica in testa, devi cercare di andare in quella direzione, ma non sui nomi, non è voglio Romeo Agresti o Zampini, ti prendo Romeo Agresti e Zampini, però se magari io dirigente condivido con te 4-5 profili per ruolo, tra i prendibili, e lì ci sta che l'allenatore poi abbia un parere apicale. Allora, un po' di messaggi, perché questo l'avevo messo prima in evidenza, ragazzi, posso dirvi, veramente. Ma dai, su questi si vergognassero. Dai, ragazzi, qualcuno ti fa Lazio contro la Juve? Ragazzi, non scherziamo, va bene tutto. Cambiate canale. Allora, e poi, questo l'avevo messo in evidenza prima, anche questo, Ealing doppiette assist. Ragazzi, ho giocato contro l'Under 21 del Lussemburgo, dai, un gol. Ragazzi, basta, veramente. Vi dico una cosa, io i piedi quadrati, ma un gol avrei fatto. No, ma ripeto, ti piace Ealing, Romeo? Sei molto ealinghiano o non se non no, è il tuo presentatore? È un giocatore che mi è dispiaciuto che sia stato rilanciato in questa stagione in maniera così tardiva, soprattutto di fronte alle prestazioni orrende di Kostic. Però rispetto a tutti gli altri giocatori che abbiamo, giovani, in prestito e quant'altro, Ealing mi sembra che sia ancora un po', no? Un po' grezzo in certe situazioni, in certe letture, è uno che sicuramente ha tiro, ampiezza, velocità, però se magari ti deve puntare nello stretto fa fatica, in fase difensiva qualche problemino. Grande Claudio Marchisio. Ora me lo dici, Giancarlo, sei un fan di Ealing? Ma no, tiepido, nel senso che anche lì è un calciatore che noi vediamo molto spesso, quando entra dalla panchina ci sembra che possa smuovere qualcosa nelle situazioni di difficoltà, comunque uno che punta l'uomo è veloce, sa mettere delle belle palle al centro, poi magari poi quando ce lo ritroviamo a vederlo giocare titolare, vediamo nel lungo periodo dei 90 minuti che forse non è ancora pronto, no? Però dal mio punto di vista tutti i giovani che noi abbiamo in questo momento, tra quelli in rosa e quelli fuori, io dirò una bestemmia, ma io non sacrificherei nessuno, a me piacerebbe vederli come blocco della rosa, ovviamente non tutti titolari, ci mancherebbe altro, ma come blocco di una rosa allargata per l'anno prossimo che serve per fare tante competizioni ed arrivare fino al mondiale per il club con quella. Però devi farli giocare, Junk, qualche giovane devi anche farlo giocare, no? Cioè alcuni titolari da noi, ok, attenzione poi a non far passare stagioni in perenne panchina alla Juve quando magari abbia citato Marchisio, pure lui è cresciuto tanto in un anno fuori, no? O dici meglio stare alla Juve? Io terrei i rientranti da Frosinone, terrei sicuramente Huijsen, probabilmente farei fare un'esperienza pure a Miretti perché penso che ne abbia bisogno dopo essere stato secondo me chiamato veramente in questo caso ha troppe responsabilità della Juventus e terrei comunque Ealing e darei invece per esempio non G un anno fuori, cioè, comunque sia con una certa strategia, non tutti dentro e via, vediamo, facciamo la del 23 con una certa strategia, ma
senza dire, cioè, no, sacrifichiamo Wiesen per 50 milioni, sacrifichiamo su lei e via dicendo. No, no, quello no. Ma liberiamoci dei calciatori che pensiamo della prima squadra, che hanno già dato tanto in prima squadra e non hanno dimostrato di essere da Juve, no? Allora, però, Giancarlo, quelli non ti offrono 40-50 milioni, tu devi risanare i conti. Cioè, non è che per Alessandro ti offrano i soldi, nel senso, vabbè, scade, ma te lo offrono per Bremer, Vlahovic, forse qualcosa per Chiesa, non ho idea se Locatelli ha mercato Locatelli, Romeo, secondo te? Tutto possa venire su più stagionalità, non credo ci sia proprio questa urgenza di non ci scriviamo al campionato. Secondo me... Vuole in vista dall'alto. Tipo uno come De Zerbi al Brighton, Locatelli lo porterebbe subito, però... De Zerbi non allenerà al Brighton la prossima stagione, quindi viene a cadere automaticamente. No. Tu dici lo porterebbe no. Al Brighton, ma non io da quello che sto parlando con un po' di intermediari di mercato, De Zerbi è davvero in lizza per 2 o 3 panchine che contano. Lui è nella short list del Bayern, per esempio, anche se il Bayern finora ha posto proprio la sua attenzione su Xabi Alonso, sta provando in tutti i modi a convincere, a lavorarci, però De Zerbi è uno dei nomi seri che ha Alba, quindi secondo me se ti seguono squadre così importanti difficilmente resti. Ma non prendono Allegri se ti libera Bayern e Liverpool? Guarda la provocazione, Ah, ma siamo all'ironia verso siamo all'ironia proprio, Ma così siamo, bel clima tra i bianconeri. Allora, Romeo, Juventus allora per il brasiliano vende, l'interno contro la scadenza, ne hanno parlato oggi, tu? Ragazzi, io me lo ricordo all'Everkusen, 50 anni fa. Molinaro. Sì, c'ha 30, quanto ha? 31 anni. Penso una trentina d'anni. Boh, ragazzi, non so che dirvi. Lo straniero più forte al... Cosa, Giancarlo? Ci sarà meglio di De Sciglio, Wendel. Intanto De Sciglio ancora hanno ricontratto e vediamo come finisce. Oh. Allora, lo straniero più forte alla Juve, ovviamente noi Sivori non possiamo dire nulla, chi l'ha vissuto ti dice che era bestiale, che era eccezionale. E Platini, io dico sempre Platini, secondo me chi ha visto Platini dice sempre Platini. Ma poi però ragazzi... Paragonare Ronaldo diverse è difficile. Cristiano Ronaldo faceva un gol a partita, non sempre nella migliore Juve di sempre. Pure con Pirlo, Ronaldo fa un gol a partita praticamente, uno ogni partita, neanche ogni partita e mezzo. E Zidane forte, malignoso, si può dire? No, raga, io lo dico sempre perché ero piccolino, ma andavo allo stadio a vederlo. Non ricordo, il giocatore dal punto di vista tecnico più forte che io abbia mai visto alla Juve è Zinedine Zidane. Ma alla Juve non solo, mi sa, allo stadio, forse Messi, cioè, ma... Però poi abbiamo visto anche Messi, abbiamo visto altri. Sì, però dal punto di vista tecnico, una roba Zidane, ragazzi. Che era una roba. Hausen parla un po' troppo. Sai che un po' lo stanno dicendo questa cosa? Lo penso. Parla un po' troppo perché gli fanno le domande. Tra l'altro, lui invece è molto di carattere e molto introverso. Tanto introverso. Se poi vai in nazionale, devi fare delle interviste programmate, conferenze, no? Giancarlo e Romeo, Giancarlo chiedo perché è nella chat, nella nostra chat Telegram, così, non so se hai visto, l'avrai seguita, non ho visto le risposte, la provocazione del nostro amico Sandrone, non è una provocazione, anzi, stavolta non lo era, Sandrone Scarpa, caro Romeo, personaggio discutibile, si può dire, Romeo, Sandrone Scarpa? No, dai, originale. Sandrone Scarpa dice che, e stavolta però non era una provocazione, lui dice, a oggi, tra Hausen e Solé, ritengo potenzialmente più... non so qual era l'aggettivo, Giancarlo, su lei, cioè lui dice paradossalmente mi libererei, premesso dice che non mi libererei nessuno dei due, non era una... lui dice pensate che buoni difensori, dice Hausen ha ottimi piedi, dice è fantastico nell'impostazione ma magari ha dei limiti dietro che non so se farà così, dice attenzione che uno che ti fa in doppia cifra, assist, gol a 20 anni, talento così, poi ti può valere, dice tra 2 anni ti può valere veramente 100 milioni. Ora non lo so, ovviamente lui per primo aveva molti dubbi, però vi chiedo, ha un senso? Perché io direi Hausen tra i due, mi sembra abbia più potenzialità, però magari invece ha una visione lungimirante anche la sua. È chiaro che Hausen è un 2005, già con esperienza, lui ha 2 piedi fantastici, perché lui è un destro e gioca talmente bene con il sinistro che molti pensano che sia mancino, però l'ho già detto più volte, chi si aspetta che Hausen diventi un marcatore old school la Chiellini non lo diventerà mai, perché queste sono le sue caratteristiche.
In un contesto di squadra dove devi magari fare tu la partita, dove costruisci dal basso, dove hai bisogno di un calciatore che sappia impostare, e quello è Hausen, si specializzerà in quello nella sua carriera, ma se ci aspettiamo la diagonale perfetta, non credo che Hausen diventerà quel giocatore. Tanto De Rossi ha anche detto che potrebbe giocare davanti alla difesa, talmente i piedi buoni, quindi... Romeo, ma l'hai intervistato tu Marchisio, quindi scusa, ma io sono in giro le presentazioni, sono lo so, ormai sì sì, sono andato a trovare, Claudio nella sua sede, ed è sempre una bella esperienza, perché Claudio, bel colpo, bravo. Guarda, Claudio, ragazzi, abbiamo fatto questi giochini sulla Juve, giochini non preparati, cioè conoscenza, chi è che ha fatto più gol, dominante, ma veramente ragazzi, Marchisio è un'enciclopedia della Juventus, una roba che grande. Molto carino, molto gentile, ed è sempre un piacere ritrovarlo. Che grande che è. Sì, confermo. Grande. Ma che ti ha detto interessante? Io purtroppo non ho potuto leggere. No, devo dire che ci siamo soffermati non tanto sull'attualità, ma sul suo percorso. Sai che adesso ha aperto questa player agency, lui non è procuratore, ma il suo socio Alessandro Tocci, suo storico collaboratore, sì, hanno dei ragazzi tra le mani, hanno anche giocatori un po' più esperti come Carius, e Marchisio è uno che settimanalmente si guarda tantissime partite del settore giovanile, anche perché i suoi bimbi giocano, e lui, vedendo giocare probabilmente i bimbi, più avendo una vocazione anche proprio quando giocava, ha detto, sai che c'è, io non mi vedo allenatore, non mi vedo direttore sportivo, mi vedo come uno che può provare a intravedere il talento, aiutare questi ragazzi a fare determinati percorsi. E quindi ha deciso di aprire questa agenzia con Alessandro Tocci, e devo dire che a me quello che colpisce di Claudio è lo spirito proprio imprenditoriale, cioè lui dalla ristorazione alla comunicazione con Mate, che è l'agenzia di comunicazione dove c'è il socio anche Claudio Chiellini, opinionista da Amazon, insomma Claudio ha avuto l'intelligenza, appesi i tacchetti al chiodo, di sapere cosa avrebbe voluto fare e di farlo molto bene, e come mi ha raccontato, lui dice, sì, ok, io posso avere una vocazione imprenditoriale, ma è fondamentale circondarsi delle persone giuste. No, bello, sempre un bel personaggio, in ottica Juve anche, ricordiamocelo. Romeo, secondo te arriva Chiellini? Te lo chiedo ogni settimana, circa ogni due settimane. È un po' la domanda che mi hanno fatto l'altro giorno tutti in the box il governo tecnico. Io ho detto, il governo tecnico secondo me ci sarà fin quando non si raggiungerà l'obiettivo, che è il pareggio di bilancio stagione 2026-2027. Poi non significa che il governo tecnico sottovaluti l'area sport, tant'è che lì è stato deciso di affidare un progetto quinquennale a Cristiano Giuntoli. Ma ad oggi come figure non è che mi sembra che ci siano tanti posti. La Juve ha una dirigenza folta in questa fase. Io l'unica cosa che mi aspetto, e ormai la ripeto da due mesi, è che arrivino più persone vicine a Cristiano Giuntoli già al termine di questa stagione. Però dici non i ruoli apicali, sono i suoi collaboratori sotto di lui, questo intendi dire, no? Mi chiedi, ti aspetti novità per l'area sport? Sì, assolutamente. Mi chiedi, ti aspetti novità per quanto concerne lo stato maggiore? No. Romeo, lo segui il discorso Superlega sempre? Ascolti lo zio Zampe, segui e indaghi un po'? Ti dico la verità, no. Perché io vedo il progetto Superlega come qualcosa di estremamente ancora virtuale. Eppure da un giorno all'altro ti annunciano, secondo me, la Superlega così. Ti dicono dall'anno X all'anno X. E lì inizierò allora a documentarmi ancora di più. Perché... E lì però ti diranno già le squadre. Lì ti diranno già le squadre che hanno già detto sì. E tu dirai, la Juve sarà fuori perché intanto... E io direi, perché Romeo Nagresti ha dormito nei mesi prima e non mi ha ascoltato. Giancarlo, no, poi io mi fido perché tu stai battendo molto, però di Romeo Nagresti chi se ne frega? Cosa Giancarlo, scusa? Aspetta, cosa Giancarlo? Direi su questo tema è doveroso fare un appello a Romeo di essere molto presente lì tutti i giorni davanti ai cancelli della Continassa a stimolare la dirigenza a entrare nel merito di questo tema che interessa molto i tifosi, ci rischia il farci restare al palo su un cambiamento. Giancarlo, dimmi come reagisci se tu vedi, dimmi come reagisci Giancarlo se tu vedi Milan e Inter dentro con soldi così e noi legati al carro Ceferin, UEFA e compagnia. Giancarlo, la tua reazione?
Beh, inizio a capire quando ci sarà la finale di Champions contro la Stella Rossa a Belgrado. Ah, dici punti a quel punto, dici ti ridimensioni e punti a quello, punti. No, Romeo, dimmi anche la tua. Inter e Milan riempite i soldi dal progetto Superlega che avevano detto no e tutto così e la Juve fuori. Come lo vedresti? No, lì ci sarebbe da impazzire, esatto. Perché la Juve ha pagato per questo. Anche per questo. Quindi, però la mia sensazione, magari mi sbaglio, ma non credo, è che diciamo così, la nuova ristrutturazione dirigenziale prenderà una decisione eventualmente sul tema quando il tema sarà concreto, quando esisterà una Superlega. Questa è la mia sensazione. Va bene, vedremo un po'. Magari sarà troppo tardi, hai ragione tu. No, voglio solo che un giorno non mi arrivi l'annuncio del progetto con le squadre aderenti, già dei nomi così, e che non ci siamo noi. Ma questo è il mio pensiero, così è una mia preoccupazione. Io non ho notizie di in alcun senso. Allora, no, da un giorno all'altro no. Ma ragazzi, secondo voi questi hanno vinto 6 mesi fa? Hanno vinto perché hanno vinto, poi al di là che anche là i giornali hanno raccontato no, guarda, calcolate la multa, non diciamo cazzate, hanno vinto il discorso di fronte alla Corte europea. Io vi chiedo, ma secondo voi aspettano 3 anni che arrivino arabi, americani così, o tra poco annunciano il torneo che nasce l'anno prossimo? Io prevedo la seconda opzione. Io prevedo che forse in autunno annunceranno che l'anno dopo cominciano. Ma è un mio pensiero, non è che veramente mi abbiano detto, mi ha chiamato Andrea Agnelli per dirmi stiamo per cominciare così. Ma io ho questo timore, siccome non ho ancora la percezione di una scelta definitiva della Juve, però come dice pure Romeo non c'è al momento il torneo. Vedremo un po', insomma, non lo so. Caro Romeone, vedo Giuseppe Carrus che interviene, il professore tra poco viene a Genzano anche lui, alla biblioteca comunale alle 19, ci vediamo là, Castelli Romani, venite a Genzano. Ma andiamo all'estero? Andiamo all'estero a fare cosa? Una presentazione, un eventibus, no, in vacanza o la Juve all'estero? E dove andiamo? Dimmi dove vuoi portarmi. A Ibiza vuoi portarmi? A Bruxelles? No, andiamo dove c'è il mare, scusa. Tu vuoi fare a Ibiza o in Grecia? Se vuoi andare in Grecia, è un grande sogno. Cioè, ci sono gli eventini a Ibiza, Romeo? Sì. Ti fermano agosto oppure ti lasciano tranquillo? Ogni tanto in discoteca, in qualche locale, no? Beh, ma ti ferma più il pischellame o qualche rivale uomo che ti dice tu devi lasciar perdere la donna mia, okay, se becchiamo fuori? Confronti solo con gli uomini. Franchi? Confronti diretti, Franchi? Ah, no, sì. Confronti abbastanza... No, pacifici. Sì, Romeo il mare non l'ha mai visto. Romeo non sa che è un'isola Ibiza, sono d'accordo con voi. Romeo si sveglia alle 18.30, a quel punto va. Una volta. No, perché a Bruxelles qualcuno me l'aveva proposto, siccome c'ho un po' di amici, ci sono un po' di italiani che lavorano nelle istituzioni europee, ce ne sono tanti a Bruxelles. Però certo il fascino di una Ibiza o di una Grecia non è esattamente uguale. Vabbè, dai ragazzi miei, basta, un po' non se ne può veramente più. Che progetti hai, Romeo? Ci ha detto stay tuned, cioè che ti succede? No, vediamo. Le vie del mercato sono infinite a tutte le latitudini, quindi chi lo sa. Adesso cerchiamo solo di chiudere questa stagione nel miglior modo possibile, ottenendo un'aritmetica qualificazione in Champions, e poi facciamo le cose che bisogna fare per fare in modo che la Juventus sia Juventus. Perché quando io vedo la gente che... Io tutti in the box ho detto per me... ottenere un solo successo nelle ultime 8 gare è drammatico. Ma come? Ma come fai a dire che è drammatico? Ma l'hai vista la posizione in classifica? Allora queste persone io rispondo, la vostra concezione di Juventus non è la mia. Ma ti dico di più, Romeo, c'è un altro tema che continuo a dire, che non è tanto la posizione attuale, dici finito il campionato, che beffa, siamo terzi, finito male, e che manca 2 mesi di calcio. E qua se continui con questo trend, vedi se diventa drammatico o no. Cioè, questa è la verità. Totalmente d'accordo con te. Però quello che io continuo a sostenere è non abituiamoci a questo alone di mediocrità. Cioè, è questo il mood che a me non piace. Cioè, che ormai si dia per scontato che la Juventus non possa lottare per lo scudetto, che se dovesse arrivare quarta avrebbe fatto un miracolo, che se vinci una partita su 8 va bene. Questa non è Juve. È una fase della Juve
da migliorare nel miglior tempo possibile per tornare a essere Juve. Sì, anche perché non vogliamo che debba essere l'Atletico Madrid che ci tolga le castagne dal fuoco, capito? In momenti difficili della stagione. Dobbiamo essere noi. Molto bene, ma se vai ad agosto salta pure Schiatos. A meno che tu non voglia divertimento casino. Allora sì, allora fai quella, dipende cosa intendi. Allora, sono le spora di verdi, belle, mare, bello, è tutto molto carino. Grecia non farà l'Europeo perché ha perso con la Georgia. E che dispiacere! Però... amo molto anche la Georgia, sono stato due volte, amo molto il cibo georgiano, il popolo georgiano, quindi se proprio la Grecia doveva uscire mi va bene così. Facciamo i complimenti a Szczesny, che ha portato la Polonia agli europei. Ucraina e Islanda, grande gol di Gudmundsson, ma è passata l'Ucraina, giusto ragazzi, siccome io non sono preparatissimo, è andata così, no? Sì, è andata così. Sì, è passata l'Ucraina. Che è un profilo monitorato oppure no? Sì. Gudmundsson, sì, anche da noi? Sì, però c'è un altro problema che è quello simile a Kopp, che il Genoa giustamente fa così e cerca un effetto asta. Però da quello che so io l'Inter non l'ha chiuso perché c'era questa voce, a me non risulta, ad oggi che l'abbiano chiuso. Io non so, io la di Premier, quella 40 milioni, 40, 45. E loro fanno una valutazione di quel tenore. Romeo, l'ultima ti farei, questa qua è interessante, di Mixian, dice una domanda per Romeo, perché a Rabiot è concesso di pensare, beh magari la Juve che vuole, che accetta, però di pensare con calma fino a maggio, questo non peggiora la programmazione per un buon per il centrocampo, non sarebbe più saggio capire oggi le sue intenzioni, visto che non navighiamo nell'oro? Giusto, tutto giusto. Bella domanda, bellissima domanda. A cui dici non da 16-10, dici. Doveva farla no, prima. No, non, io credo che poi capisco il punto di vista del nostro amico, però Rabiot è un po' un tema a parte e bisogna capire quanto di meglio la Juve si possa permettere eventualmente andasse via Rabiot, e quindi se puoi provare a tenerlo, te lo tieni. Aggiungo che noi facciamo sempre questa equazione o comunque associamo Rabiot ad Allegri, però per esempio ho visto quell'intervista da Zon, mi pare con Alessandro Matri, di Rabiot, dove lui parlava del suo rapporto con Thiago Motta, che avevano giocato assieme a Parigi. Quindi dove voglio arrivare, che anche su Rabiot non dobbiamo dare per scontato che se dovesse andare via Allegri allora lui non rimarrebbe più automaticamente, ci sono tante variabili. No, però posso dire che cioè, non capisco tanto una politica oltranza di restare sempre in scadenza, cioè nel senso, questo fa sì che la società non possa mai contare su un'ipotesi di vendita del cartellino, che invece magari può essere un asset anche quello, no? Arriva una big inglese, un Manchester United, e tu hai il giocatore con 3 anni di contratto, magari 50-60 milioni li puoi richiedere. Secondo me ormai non sarà Rabiot quello, non sarà Rabiot ormai a 28-29 anni. Chi dice che non so se è stata una politica nel medio periodo così vantaggiosa. È vero che, tra l'altro, è un giocatore che sì, l'anno scorso si è rivelato veramente importantissimo proprio nella dinamica dei numeri, ma quest'anno molto meno, negli anni precedenti molto meno. Quindi... molto meno, ma quando manca lo senti Rabiot, o sbaglio Romeo? Sì, ma soprattutto per come è costruita questa squadra, cioè punti molto sulla sua fisicità, sulle sue incursioni, e poi se dietro non ci sono delle alternative spendibili e credibili è normale che la sua assenza pesi tantissimo. Mi pare che il direttore Poggi sia un po' critico nei confronti di Rabiot. No, lui dice che sono i giocatori Rabiot, Chiesa e compagnia, lui dice forti e tutto, ma che sostanzialmente portano il pallone, cioè non è gente che fa giocare bene gli altri, questa è la sua tesi. Sono giocatori utili che portano avanti il pallone 20-30 metri, testa bassa, ti cambiano campo, quindi ti cambiano, come dire, ti fanno guadagnare metri, ma dice la squadra che gioca bene, questi non fanno giocare bene i compagni. Questa è la tesi oggi, la riassunta male. Portano troppo palla, sì, lui dice. Sì, perché poi comunque Rabiot non è un palleggiatore, è un giocatore che ha assist, qualche gol, però è un giocatore... di inserimento, poi dipende sempre come giochi, perché ormai l'abbiamo capito in tutte le salse, ma non è uno che ti rende aulica la manovra. Ma ti sembra attaccato alla Juve, Chiesa, ti dice Marco? Vabbè ragazzi, non finisce più questa puntata, la facciamo... ti scoccia un comportamento di Chiesa su qualcosa, Romeo, oppure lo vorresti più... Voi quanti calciatori vedete attaccati alla Juve? Ma di questi non molti, ti dico la verità. Ecco.
è la mia risposta. Io credo che i calciatori siano attaccati al loro rendimento, al loro tornaconto. Non vedo gente che sarebbe disposta, no, a incatenarsi alla continassa pur di rimanere. No, però questo è un altro discorso, secondo me. Cioè, nel senso, una cosa è il momento freddo della, di un eventuale cambio di maglia con tutto quello che comporta a livello contrattuale, una cosa è comunque invece stare dentro al club e sentirlo proprio. Da questo punto di vista, secondo me, per esempio, Vlahovic mi dà la sensazione, magari sbaglio, è tutta un'apparenza, però Vlahovic mi dà la sensazione di essere uno molto dentro alla voglia di essere. Io dico sempre che tu sei molto dentro fin quando non è di meglio. Mi chiama Real Madrid, vedi quanto sono dentro. finale thrilling. Valuta tutti noi questo ma come nelle nostre professioni. Io ora sono a Juventus in questo mercoledì. Ciringhito. Mi chiama Pedro Leone, come che? Io vado subito, saluto tutti, sono a Madrid. Ah sì, è proprio chi fa ma neanche vi saluto, ma neanche vi saluto. Neanche saluti. Vai diretto di più, cambio il numero. Brutta sta cosa qua, ragazzi. Allora, mi chiama Interentibus e vedete come vi mollo, ragazzi. Sai, calmo. No, adesso qua però mi stai offendendo. Esatto, vedi che poi questo dici perché si arrabbia Romeo a una certa ora? Perché dopo due ore è qualcosa. Ora mi stai offendendo perché io al massimo potrei andare a lavorare solo per Vicenza TV. Ah, Ambrosetti, ricordiamolo, l'idolo di Romeo Agresti. Ambrosetti, ragazzi, Ambrosetti. Professor Carlos, devi partire per andare a Genzano, professore, cosa lo scazzo di Chiesa che mostra in campo? Vabbè, comunque, dai, era meglio la piccoli si scusa, direi di finirla qua. Ragazzi, seguite Romeo Agresti sul suo canale, tanto da noi lo trovate anche spesso e ogni mercoledì, a volte lo chiamavamo Blano per le dirette incredibili, devo dire, incredibili di weekend. Devo dire, Romeo era anche molto ammirato, però. No, bellissima, è stata una live. Io spero che l'abbiate vista, se no recuperatela. C'è su YouTube, ragazzi, c'è su YouTube, guardatevi la live di sabato. Blano ha dato spettacolo per due ore. Posso dire che abbiamo avuto le due big del mercato bianco-nero per due ore, non è uscito un nome anche oggi. Però questo ti ha fatto capire anche tante cose, esatto, sulla Juve, caro Gianca. Ti deve far capire. No, e anche sulla serietà di questi due, perché poi pure Monblano fa lo show, ma non è che ci ha buttato 20 nomi. Monblano non ha votato neanche il sondaggio Tiago Motta. Non ha votato, non si è esposto per paraculo. Romeo, scusa, la domanda finale è: come sei partito su questo, a parte il discorso Acerbi? Cioè, ma tu pensi che aprile, la settimana prossima è il 3, boh, 4, non so quando ci vedremo noi di mercoledì, 3 aprile sarà post Supercoppa. Scusami, vabbè, post Coppa Italia, te devo dire. Coppa Italia. Secondo te, pian piano, davvero, 3-10 aprile, ora, al di là della singola data, sì. Noi avremo notizie addirittura? Secondo me sì. Raga, ad aprile. Aprile manca un mese alla fine, poi... Ma la Juve non potrebbe dirti su tutti i temi, calma, fino a maggio non lanciamo giocatori. Sì, però un conto è quello che poi sentiamo. Aspetta, tu mi stai chiedendo se avremo notizie ufficiali o notizie... Ah, ok. O notizie giornalistiche, no, serie. Cioè, tu dici la Juve non si esporrà comunque su nulla. No, la Juve, secondo me, sul tema Allegri non si esporrà finché non è in Champions aritmeticamente. Ah, ok, vedi. Okay. Prima di Rai è il nostro video. Prima però, di Rai è il nostro allenatore. Però poi c'è un mondo attorno. Dietro, avanti. Ci divertiamo, ragazzi. No, ragazzi, io sono impazzito con Mister Gatta l'altro giorno. Voglio l'appoggio di Romeo e di Giancarlo. Sì, ho sentito e sono totalmente in disaccordo, perché lui ritiene che la Coppa Italia non esiste sta cosa. Ma lui non dice, non lo dice come sua impressione, cioè come sua cosa, lui dice come notizia. Mi risulta che la Juve aspetterà. Io ho detto, ragazzi, se veramente aspetti il 25 aprile se passi in finale o no, il 15 maggio se la vinci, aspetti non la esiste. Punizione, ho detto al 93esimo e Luis Alberto se entra, magari perdi la Coppa Italia ai rigori, cioè. Ma certo, o la vinci perché gli altri sbagliano, ma cosa vuol dire? No ragazzi, la Juve deve avere le idee chiare e Romeo Agresti ci dice che la Juve ha le idee chiare. La chiudiamo così, ragazzi. Romeo, ma vieni a Roma che c'è una cena in ballo con Giancarlo e te da me. Vengo, ragazzi, mi sa che campionato, perdonatemi, ma non me la sento più. Vengo in Coppa Italia. Coppa Italia 23 aprile, allora dopo cena da Matt Liviano, Giancarlo Liviano già convocato, Romeo Agresti già convocato, eventuale pischellame di Romeo, valuteremo se ammetterlo.
Miei cari, Romeo Agresti, Giancarlo Liviano d'Arcangelo, Livio Gigliuto, leggete su TV Blog l'articolo su di lui di ieri, e Lucone Monblano, che ci ha raccontato nel dettaglio la telefonata. Elkan Giuntoli, Elkan molto carico per la Ferrari, ha preso il telefono e... puntini, puntini, puntini. E non ci ha detto niente, l'ha già detto 2 volte questa cosa. Ha parlato della Ferrari. Ha parlato alla Juve. Cosa ad oggi chiedi? L'unica cosa che ha saputo dirci realmente è che in questa eventuale, ipotetica, mettiamola così, telefonata, i due abbiano parlato di Ferrari. Cioè... ma perché? Ma non parlate di Ferrari poi, se potete parlare di... no vabbè, impazzisco ragazzi. Ma non avranno parlato di Ferrari, ma dai, scherziamo. Cioè dici che è un cazzaro Monblano? No, ma avevano detto, ah che bello, ieri è stata doppietta al Gran Premio e via, ma io avevo parlato 38 minuti di Ferrari. Giancarlo, Monblano è più showman o più giornalista, Giancarlo? Questo è il tema da sondaggio, però 50-50, dai. L'albanese. Romeo, cos'è Monblano più? Monblano è un giornalista di razza, un grandissimo oratore, che sarebbe bravissimo anche a fare lo showman qualora gli proponessero questa prospettiva. Romeo Agresti, Giancarlo Liviano d'Arcangelo, Livio Gigliuto, Luca Monblano e tanti, tanti, tanti di voi per 2 ore e 20, 2 ore e mezzo quasi. Grazie ragazzi, stasera c'è il bar di Mister Gatta, entra Monblano, vi ha avvisato anche lì, un bel casino con Gatta, domani tocca a Luca, venerdì torniamo qua. Ciao a tutti ragazzi, ciao, forza Juve, ciao Romeo, ciao Giancarlo.